Appassionati di football, amici di Simen TV, benvenuti allo stadio Brera a Pero, provincia di Milano. Terza settimana del campionato 2018 di prima divisione, esordio per i padroni di casa dei Simen Milano che andranno a affrontare i Giants Bolzano, Simone, già titolari di un 2-0. Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici in ascolto. E sì, subito inizio di botto per i Simen che hanno saltato la prima di campionato rinviata, poi bye week improvvido e adesso devono subito fronteggiare i Giants di Bolzano che, contrariamente al solito, si presentano già belli in forma. Una partita molto interessante, un bel banco di prova per i campioni d'Italia che devono cominciare subito al massimo del ritmo, anche perché praticamente dopo oggi non si fermeranno più, visti anche gli appuntamenti di Coppa Europea. Simone, abbiamo fatto vedere la grafica dove erano scritte tutte le persone che stanno producendo questa diretta. In realtà ci è venuto a trovare, non lo potevamo sapere con sicurezza fino all'ultimo. Siamo contenti che sia qui con noi Nausica dell'Orto. Ciao Nau, come va? Ciao, tutto bene, sono super felice di essere qui a vedermi una bella partita di football italiano nel fango, perché i Simen cominciano sempre così, nel fango, quindi sarà una bella partita sicuramente. Allora, diciamo Simone che i Simen giocheranno a Pero solo la prima partita di campionato, dopodiché ci sarà il trasferimento a Sesto San Giovanni in un bellissimo impianto in cui noi abbiamo già avuto la fortuna di andare a lavorare per produrre alcune partite. Io mi ricordo che tu eri a commentare la partita contro i Rebels, una grandissima rimonta e una vittoria dei Simen. E un'altra rimonta, quella con i Jaguari. Esatto, parte questo progetto Simen TV. Insomma, abbiamo lottato fino all'ultimo, Facebook, YouTube, e all'ultimo, un'ora prima della diretta, abbiamo deciso per questo switch e quindi adesso piano piano gli amici ci raggiungeranno e inizieranno a seguire questo streaming. Con voi, in questo prepartita, abbiamo una decina di minuti circa, volevo analizzare prima quelli che sono gli import delle due squadre e poi magari i nomi, facciamo vedere la grafica con i nomi degli italiani più importanti di questi due team, però cerchiamo di fare un po' un overview, un commento generale ai due team. Allora iniziamo con gli import dei Giants Bolzano, John Brown, Mark Simone, DJ Stewart. Mark Simone è un ritorno Simone, e tutte le volte che facciamo sta gag io mentre la sto per fare dico ma perché, vabbè, comunque un ritorno, fortissimo wide receiver numero 7, nelle prime due partite ha fatto vedere di essere lo stesso giocatore che ci ricordavamo. John Brown, inizio difficile a Roma, poi grande partita contro i Lions Bergamo, tra l'altro primo risultato della giornata, i Lions Bergamo sconfitti dai Guelfi di Renzi, e poi questo DJ Stewart che non conoscevamo, però si è mosso abbastanza bene nelle prime due partite. Sì, in generale dei giocatori da Giants, in particolare Mark Simone, che è un giocatore in grado di ricoprire più di un ruolo ed è proprio quello che serve alla formazione di RG Autisma, che come abbiamo detto tantissime volte fa della qualità dei giocatori il suo punto di forza, non della quantità, e quindi c'è bisogno di giocatori polivalenti e Mark Simone è uno di questi. John Brown, come dicevi tu, non troppo in spolvero a Roma, forse complice anche il campo di gioco che non aiutava le sue doti di dual threat, come dite voi esperti di football. E poi un defensive back DJ che dobbiamo ancora vedere all'opera e direi che oggi ha molto lavoro da fare visto il pacchetto di ricevitori dei Simen. Infatti sono molto curiosa di vedere come si inserirà nella difesa dei Giants, che è comunque una difesa abbastanza sodata, e vedremo un po' come cosa farà. Allora, mentre io mi accendevo una bella sigaretta, Nausica mi ha mollato così. Va bene, sì, condivido la vostra analisi. Io ho visto i Giants settimana scorsa dal vivo, ottima impressione, a parte di tutti e tre gli import. Simone, ripeto, nulla di nuovo. John Brown lo aspettavamo al VAR, come Simone e io e te ne abbiamo parlato a Social Football Radio Show. E poi, insomma, appunto DJ Stewart, che, come diceva Nausica, si deve inserire all'interno di una difesa che da sempre, o comunque storicamente, è una delle più forti del campionato. Dall'altra parte, due rientri. Quello di Luke Zaratka, lo Zara, MVP dell'Italian Bowl, l'ultima Vicenza, e si è preso una bella rivincita anche con il sottoscritto, possiamo dirlo. Ieri ci siamo visti alla conferenza stampa e ancora ridevamo di questa cosa. E poi Xavier Mitchell, ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere ieri, fisico normale, però si vede che è un atleta pazzesco. In Germania ha messo insieme dei numeri incredibili, 28 touchdown nelle ultime due stagioni, arriva a prendere il posto di Risorn. Vi riporto le parole di Zaratka, è quel tipico giocatore che in allenamento ti fa un'impressione, ma poi quando inizia la partita switch e diventa inarrestabile. Molto curioso di vederlo contro le secondarie dei,
dei Giants. Eh sì, un fisico magari, come dicevi tu, apparentemente normale, ma non che Reece Horn alla vista fosse un Superman. Però Reece Horn in Italia ha fatto vedere quello di cui era capace. Adesso toccherà a Mitchell raccogliere il guanto della sfida e fare altrettanto, se non di meglio. In generale direi un pacchetto di import collaudato e efficace, quello dei Seaman, su tutti Zaratka, e poi comunque non abbiamo parlato più di tanto di Paul Moran, che però ormai conosciamo molto bene visto che è la sua quarta stagione in Europa, la terza in Italia. Paul Morant sicuramente è un giocatore fortissimo in difesa, indispensabile, perché li mette proprio KO i giocatori con le sue, con i suoi placcaggi super efficaci. Luke Zaratka ormai è una certezza, lavora con i suoi ricevitori e loro si fidano di lui, quindi molto importante, e sono curiosa di vedere questo giocatore che è un po' un Danny Amendola nei playoff, quindi si trasforma dal campo di allenamento al campo di partita, molto interessante. Allora, tra l'altro, piccola curiosità, ieri appunto vi dicevo, ero alla conferenza stampa dei Seaman e Paul Morant, a cui ho fatto vedere le grafiche che state guardando anche voi adesso in diretta, mi diceva che i tackle sono 62, non 42, e gli intercetti 7, ovviamente sul suo personalissimo cartellino. Va bene, dopo aver parlato di quelli che sono gli import delle due squadre, è arrivato il momento di parlare degli italiani di punta, ma poi, come abbiamo detto prima, cerchiamo di fare un po' una panoramica. Io ho messo l'amico Marco Bonacci, ringrazio per la maglietta fantastica dei Crocodiles che mi ha consegnato proprio ieri. Giuseppe Dalla Vecchia, dai Rhinos ai Giants, a sostituire Junior De Jesus, che hanno finito i Panthers. E poi Patrick Pompili, uno dei giocatori che si è mosso da Bergamo due anni fa. Giocatore molto importante a Bergamo, molto importante a Bolzano, magari non grandi numeri, però tanta sostanza. Sì, Andrea, hai scelto tre nomi e sono l'esempio di che cosa sono i Giants, ovvero qualità, penso a Dalla Vecchia, esperienza, e penso a Pompili, e poi il meglio che ti può dare ciò che hai intorno a te, ovvero Bonacci, che viene da Merano. Quindi, insomma, in generale questa è il marchio di fabbrica dei Giants, pochi ma esperti, atletici e molto capaci. Sì, io non vedo l'ora di vedere Alex Ferrari e Della Vecchia lavorare insieme e fare degli intercetti da pazzi. Sì, Alex Ferrari, che è un po' il leader di questa difesa, giocatore tra i migliori linebacker d'Europa, e probabilmente avesse qualche annetto in meno, nonostante sia molto giovane, chissà, potrebbe anche lui tentare la carta del college, che tanti nostri ragazzi del movimento italiano hanno giocato, e anche bene direi, perché insomma abbiamo Thomas Baldonado, l'abbiamo intervistato, che giocherà a Pitt, abbiamo due ragazzi ex Lions Bergamo a Butte College, che è vero che è un junior college, ma è il junior college da cui è uscito Mr. Aaron Rodgers, quindi non proprio l'ultimo della pista. Insomma, giocatore di livello. Nausica, condivido quello che tu dicevi. Lui, insieme a dei defensive back come sono quelli dei Giants Bolzano, è una linea che può portare tanta pressione, insomma, tanta roba. Adesso passiamo, per chiudere questo nostro prepartita, a tre nomi: Danilo Bonaparte, Stefano Di Tunisi e Lorenzo Delle Piagge, che sono poi tre giocatori simbolo di questi Seaman Milano, campioni d'Italia 2017, che proveranno a vincere il titolo anche in questa stagione. Partono favoriti, e non credo di dire niente di nuovo affermando questa cosa. Cioè, ci sono loro, ma ce ne sono tanti altri. Sì, però bisogna sceglierne tre, e io credo che tu abbia scelto anche in questo caso molto bene, perché abbiamo la continuità di Bonaparte e di Tunisi, che pian piano daranno il testimone della bandiera dei Seaman, e poi quel tanto in più che basta, ovvero quei pochi innesti da fuori come Dalle Piagge, che rendono i Seaman una squadra praticamente perfetta per il campionato italiano. Sì, questi veterani è sempre un piacere vederli giocare, voglio vedere come quest'anno sfrutteranno Danilo nelle corse, quindi vedremo, stanno entrando i Giants. Brava, stanno entrando i Giants, quindi noi togliamo le nostre fantastiche grafiche per farvi osservare l'ingresso dei giganti. Sono d'accordo ancora una volta con te, Nausica, troppe volte, troppo spesso, nel senso che Danilo Bonaparte è esploso nella scorsa stagione 2017, in cui ha dimostrato sul campo, pur non essendo partito da running back titolare, perché io mi ricordo che nelle prime gare c'era sempre Binda ad aprire i drive offensivi dei Seaman, e invece poi c'è stata la dimostrazione prima sul campo e poi quando è diventato titolare, con la continuità nei risultati ottenuti sia dalla squadra ma che dal giocatore stesso. Insomma, Danilo secondo me non è solo il running back italiano più forte, ma probabilmente è il running back più forte che gioca in Italia.
inclusi gli americani, che poi non sono tantissimi nel ruolo. Non ho ancora avuto il piacere di vedere, per esempio, Fabiano Hall, si chiama, il running back dei Jaguari. Fabiano Hale, scusami. Rossi, anche come secondo cognome, perché nei Jaguari, se non hai il cognome italiano, come importa, non puoi giocare. sì, direi che hai detto bene. Lo ha detto anche prima nel sideline show il suo allenatore, Marco Polizzi, che Danilo è uno dei migliori running back. Cioè, sideline show, che roba è. Ma tanto lo padre putativo di tutta questa cosa, non rubiamo idee alla gente, Tony Federico, che anche oggi da Firenze con un telefonino, uno stabilizzatore, ha fatto dei miracoli per cercare comunque di dare delle informazioni da un campo in cui non c'era lo streaming della partita e quindi non si poteva sapere cosa stesse succedendo. E in ogni caso dicevamo di nell'infografica prima che Bonaparte sta quasi prendendo il testimone da Di Tunisi di uomo guida dei Simene e del loro attacco, e così ha fatto anche l'anno scorso, in cui pian piano è emerso, e come trova spazio nelle difese avversarie sta anche trovando spazio nei Simene e nel football italiano, affermandosi come uno dei principali attori, almeno per il running game. Io mi ricordo che quando era in Under 21 dicevano tutti: avere Danilo è come avere un americano in più. Sempre, diciamo sempre così. Ed è vero, ed è assolutamente vero. E mentre lo diciamo, entrano i campioni d'Italia, il Simen Milano, oggi in blu. Oggi in blu, finalmente il mio colore preferito per loro, perché è la maglia storica e io non sono tanto per il fluo e per le novità. Sì, non sei tanto per il fluo, però fluo, ricordiamo, ha portato tanta fortuna ai Simen, l'hanno sfoggiato anzi in Coppa nel Big Six a cui hanno partecipato la scorsa stagione, e poi nella finale di Vicenza. Eccoli, Buccellato portabandiera, l'onda che si infrange sugli scogli, e cominciamo questa partita. Ed eccole qui il cospicuo numero di giocatori a roster dei Simen Milano, circa due Giants, Simone. Sì, prima stavo stando proprio alle nostre unità di misura. Stavo proprio valutando prima la quotazione del Giant, direi che oggi siamo su 30-31, il bianco li ha un po' confusi, non sono riuscito a contarli tutti, mentre per i Simen siamo abbondantemente sopra la cinquantina, sì, quindi quasi il doppio. Vediamo come questi Giants riusciranno a gestire il loro roster, perché è sempre un po' così contro i Giants. E intanto direi preliminari finiti, nel senso squadre entrate, pubblico che comunque, nonostante il freddo, lo stadio che non è il massimo d'accoglienza, noi lo conosciamo bene, ci abbiamo organizzato anche delle finali qui. E, insomma, l'orario 19 del sabato, dove magari la gente adora uscire a farsi un bel aperitivo e poi incominciare la serata, beati tutti quelli che non hanno dei figli, ovviamente, perché io queste cose ormai non me le ricordo più. Siamo al coin toss, inizia la stagione dei Simen Milano. Prima, Simone, iniziamo, poi abbiamo parlato dei giocatori, insomma, di quello che ci possiamo aspettare da loro. Iniziamo a parlare poi più in specifico della partita, intanto appunto che i capitani prendono il centro del campo e ci sarà il coin toss, ovvero Giants, che sono una squadra notoriamente che fa fatica notoriamente all'inizio della stagione, hanno avuto due partite in cui sono riusciti a trovare due vittorie e quindi hanno un po' rodato tutto il sistema. Dall'altra parte i Simen arrivano alla terza giornata senza partite giocate, comunque con un allenatore nuovo, con qualche meccanismo da oliare. Secondo te questo può essere un equilibratore, o i Simen sono troppo forti? Ve lo chiedo tutti e due, ovviamente. O i Simen sono troppo forti e domineranno questa partita? Io credo, Andrea, che sia assolutamente un riequilibratore della situazione. Se noi calcoliamo l'andamento di una stagione, sicuramente un roster come quello dei Simen è più funzionale, no, a cercare la vittoria rispetto a quello dei Giants. Ma qua, nella singola partita, a maggior ragione a inizio stagione, tutte questa serie di considerazioni non ci sono, non si possono fare. Dobbiamo calcolare le due ore e mezza della partita e non i tre mesi e mezzo della stagione. E quindi in questo caso le due squadre possono, almeno nell'arco di quattro quarti, equilibrarsi. A maggior ragione perché i Simen esordiscono e i Giants invece hanno già passato la fase di rodaggio che non li contraddistingue storicamente. Sì, sicuramente sarà interessante, perché alla prima partita sei super carico e sicuramente in salute. Dopo già tre partite, chissà. Quindi vedremo un po' come se la gestiranno, insomma. Simen, che peraltro non hanno nemmeno avuto delle amichevoli prestagione che avessero potuto in qualche modo far rodare la squadra o far vedere le novità come vengono inserite all'interno del gioco dell'head coach, per cui sono una scoperta un po' per tutti, anche se dobbiamo dire che negli anni Simen, pur cambiando sistemi di gioco, pur cambiando head coach, import e anche parte del roster, hanno sempre mantenuto un equilibrio e uno standard di qualità notevole e alto, testimonia il fatto che ormai sono praticamente sempre in finale
tranne l'anno 2016 in cui ci sono stati i Rhinos e Giants, dal 2013, ed è una squadra che ha vinto tre degli ultimi quattro Super Bowl, quindi ormai il livello medio della intensità del gioco dei Seaman è rodato e sappiamo che insomma è veramente funzionale al sistema e ha portato moltissimi risultati. E allora tutto pronto per iniziare, Seaman che calceranno il primo pallone della partita, Giants a ricevere. Siamo pronti, tanta tensione, anche sugli spalti si percepisce. Ed eccolo qui il calcio, abbastanza profondo ma ritornabile direi dallo special team dei Giants. Ritorno fino alle 30 yard, quindi buona la posizione di partenza per John Brown, quarterback dual threat, come ha detto Simone in apertura, capace di lanciare, capace di correre, un atleta straordinario, ma un ottimo braccio perché alla fine sono 7 i touchdown pass in queste prime partite e quindi insomma... Non è poco, anche perché 7 sugli 8 totali dei Giants e quindi insomma un quarterback che anche nel riscaldamento ho avuto modo di vedere molto preciso, lancia un pallone molto pulito, molto veloce. Intanto tutto pronto, però gli arbitri fischiano immediatamente, quindi i giocatori si devono fermare. Vediamo Willy Patrone con numero 25 schierato nel backfield, Bonacci numero 10, circoletto rosso in basso nel vostro teleschermo a sinistra. Cioè, stanno già dando una penalità ancora prima che parta il primo snap. Sarà interessante vedere Bonacci contro Aletti, che rientra in campo dopo un anno di stop. Adesso tutto pronto, prima 10, shotgun formation, end off per Petrone. Ottima però la risposta della linea dei Seaman Milano e quindi direi perdita di yard o comunque no gain, vediamo dove sarà posizionata la palla. Interessante vedere Zini che esulta dopo tutto l'anno in America, tornare in campo dopo un anno così, veramente interessante. Bella la difesa di Seaman, la corsa centrale dei Giants forse un po' prevedibile e la risposta della linea di difesa è stata direi perfetta. Secondo e 10. Secondo e 10, c'è un altro fischio da parte degli arbitri, quindi interrompono tutto, riprende il clock e quindi sì, secondo e 10. John Brown, passaggio corto per Mark Simone, ottimo l'intervento di Pezza, stava risalendo anche Morant, difesa che aveva letto molto bene il gioco. Terzo 10, direi che per il momento la difesa di Seaman si sta facendo trovare pronta come ce l'aspettavamo, come avevo inteso le due settimane di stop forzato per i Seaman non hanno abbassato la tensione ma sono al contrario servite per arrivare giustamente concentrati a questo esordio. Non cambia la formazione di partenza, sempre shotgun, due ricevitori a destra, due ricevitori a sinistra e Willy Petrone nel backfield. È una palla per Willy Petrone, ma è rimasto un po' indietro Simone, non un gran lancio da parte di John Brown e quindi three and out, primo attacco dei Giants, Bolzano che non è riuscito a produrre nulla, corsa fermata sulla linea di scrimmage e poi questi due incompleti. Poco anche il tempo trascorso, comunque buona risposta da parte della difesa di Seaman. Direi proprio di sì Andrea, una bella risposta con la difesa di Seaman che si è fatta trovare pronta, 0 le yard conquistate dai Giants in 3 down e ora il punt con attenzione perché dovrebbe esserci Paul Moran a ritornare, se non è direttamente Mitchell. Sì, dovrebbe essere Mitchell, questo fango li rende un po' lenti o sbaglio? Sì, giustamente il fondo del terreno non è disastroso, c'è qualche pozzanghera però sicuramente è un po' lento come si suol dire giustamente e quindi rallenta anche il gioco e questo potrebbe in un certo senso riequilibrare alcuni fattori. Un giocatore come Mitchell su un campo del genere probabilmente ha un qualcosina in meno rispetto al normale e questo evidentemente favorisce chi lo deve marcare, che in ogni caso voglio dire sono cornerback del livello di Dalla Vecchia, per cui per cui insomma c'è qualità anche in quel senso. Ora è interessante vedere i Seaman come entrano in campo, perché se entrano concentrati come la difesa, come abbiamo visto la difesa, insomma la partita promette bene da quel punto di vista. E allora Luzzaradka pronto a ricevere il primo snap della stagione, c'è subito però una flag, sarà un offside da parte della linea offensiva.
E ti ricordi, Andrea, che l'anno scorso abbiamo martellato moltissimo sugli offside della linea offensiva dei Seamen, che in un certo senso hanno in alcune occasioni rischiato di essere molto controproducenti. Ricordo la partita contro i Panthers. Intanto scusami, full start, non sì. Più correttamente, sennò giustamente a casa gli intenditori poi ci fanno notare queste cose e hanno anche ragione. Prego Simone, concludi il discorso. Sarà interessante quindi vedere se almeno da questo punto di vista è cambiato qualcosa, perché se dovessi trovare un punto debole ai Seamen dell'anno scorso erano queste situazioni difficili in cui si mettevano loro stessi, no? Con alcuni falli sicuramente evitabili, o meglio non da squadra da titolo. Se questo genere di errori verrà evitato, sarà un passo avanti notevole per l'attacco dei milanesi. Intanto era veramente un offside, quindi è un primo e 5 per il Seamen Milano. Tiene la palla Zaradka, quindi Kubi, scusatemi, una read option giocata molto bene dal numero 7. Non so se arrivi il primo down, comunque un buon guadagno. Sì, siamo a un'incollatura, anzi è stato messo, il pallone è stato posizionato oltre e infatti viene rispostato indietro. Siamo a inches, secondo gli inches, bella la scelta, Zaradka che si è trovato in notevole confidenza con la read option, per cui ottima scelta secondo me quella del coaching staff milanese. E adesso secondo e inches e si va al lancio. Bello lancio sulla mambra, credo. E quindi primo down per il Seamen Milano, il primo down della stagione, arrivato su un passaggio per il numero 11, la mambra ha cresciuto tantissimo nella scorsa stagione e adesso insomma è chiamato a convertire questo primo down dei Seamen Milano. Anche i Seamen giocano con una formazione spread con 4 ricevitori, interessante questa cosa. Vedremo una partita spettacolare come questo primo lancio di Zaradka, molto lungo. Primo su Fiammenghi, ben marcato però. Sì, primo 10, bombolone, l'abbiamo visto tante volte fare Simone dai Seamen nella scorsa stagione. Buona copertura del cornerback, passaggio forse un attimino lungo. Anche good effort di Fiammenghi che si è lanciato, ma invano. Sì, forse lancio lungo perché, come dicevamo prima, il timing in un campo del genere ne risulta leggermente penalizzato. Quel tanto che basta per avere un lancio più lungo di quella mezza yard che lo rende non completabile. Allora, secondo 10 per il Seamen Milano, sempre Zaradka dalla pistol, manda un'altra volta in offside la difesa, almeno questo è quello che spera di aver fatto, è volata una flag. Eh sì. Ed ecco, i due punti deboli, dicevo, uno era quello che abbiamo detto prima, gli offside, e il secondo era la non perfetta connessione tra Zaradka e i ricevitori. Almeno nella prima parte del campionato aveva creato molti problemi. In questo caso abbiamo visto un fallo della linea d'attacco adesso, sì, e prima abbiamo visto un non perfetto timing, ma prima di preoccuparci aspetterei di avere perlomeno un po' più di prove, un po' più di indizi. In ogni caso, ecco, abbiamo visto quello che potrebbe essere il fattore in più a riequilibrare la partita tra le due squadre. Se i Seamen concedono qualcosa ai Giants, i Giants, rimanendo in partita, rimanendo concentrati, possono approfittarne sui quattro quarti. Secondo 15, la penalità era quindi contro i padroni di casa, sempre pistol, sempre Zaradka. È un passaggio per Danilo Bonaparte che trova un po' di spazio, risale fino alla linea originale di scrimmage. Buona azione, hanno voluto dare il primo pallone stagionale anche a Danilo per farlo scaldare. Fa freschino, diciamolo, in questa serata milanese. Non siamo fortunatissimi con il tempo inteso come meteo. No, anche se siamo stati fortunati perché non ha piovuto quel tanto da rovinare il campo più di quello che non vedete. Tutto sommato può andare bene così, però in effetti fa veramente freddo, stasera c'è un'arietta notevole. Bello però il lancio di Zaradka, bello il timing, buona parte secondo me poteva prendere qualche yard in più, ma è stata bravissima la difesa di Bolzano a reagire. E allora terzo e lungo, non cambia la formazione offensiva dei Seamen. Zaradka, attenzione perché arriva la pressione, scrambla verso destra, poi lancia un bombolone, wow, incompleto, ma grande palla per Di Tunisi, credo,
adesso non vedo perché è dalla parte opposta. Mi sembra lui, ma Andrea, la palla che ha lanciato Zarate, a un certo punto pensavo che finisse sull'autostrada, perché è partita con una velocità, una potenza incredibile. Era anche lei lunga, diciamo di una yard e mezzo anche qua. Al di là della potenza del pallone, chissà che non sia anche in questo caso il campo ad aver influito nella connessione tra Zarate e di Tunisi, che ormai dovrebbero conoscersi a memoria. In ogni caso, siamo arrivati a un 4:12 e quindi Simen scendono in campo col punting team, e a pantare sarà Paul Moran, che quindi rimarrà anche come safety per andare a colpire l'eventuale ritornatore dei Giants che si spingesse fino giù. Il punt è molto bello perché finisce quasi sulla una yard, ma non riesce lo special team dei Simen a fermarlo, ma abbiamo una flag in campo, quindi aspettiamo di vedere il responso del referee. Simone Paschetto ce l'ha raccontata tutta l'azione, tutta. Allora, Nausica, volevo chiedere a te, bella risposta della difesa dei Giants, che in questa partita non avrà il compito agevolato come nelle precedenti contro Dax. Comunque partita, Simone, tra le altre, Nausica, partita tra l'altro abbastanza combattuta, ma soprattutto contro i Lions, dove i Giants hanno potuto abbastanza amministrare. Sì, la difesa dei Giants è sempre molto molto forte, sempre al posto giusto, anche quando Danilo ha preso la bubble l'hanno finito subito, non ha potuto più continuare. Secondo me comunque il campo sta influendo molto sul gioco tra Zaratka e i ricevitori, perché non riescono a raggiungere la velocità che comunque possono raggiungere. Anche perché bisogna correre veramente veloci se si vogliono prendere i palloni di Luke Zaratka di quest'anno, perché io sono rimasto impressionato dalla mina che ha tirato prima, un missile. Occhio, perché se lo vede Trump quasi quasi gli viene voglia di schiacciare il bottone, perché è veramente una roba potentissima. Kim Jong Zaratka. Kim Jong Zar. Cioè, dobbiamo fare la corta. Pistola anche per i Giants, cioè direi Petrone la fullback. No, non è Petrone, perché non ha la calzamaglia blu. Ah sì, Petrone è fullback, giusto, hai ragione. E comunque è un end-off, era una corsa centrale sul primo 10. Poco guadagno per i Giants Bolzano. Ma sì, Andrea, io direi che i Giants non devono cercare un gioco di questo tipo, perché cercare di prendere yard nel mezzo, anche quelle 3-4 che moltiplicate per 3 ti portano un primo down ogni volta, è rischioso con una difesa del genere, perché ti mette sotto pressione, ti colpisce fisicamente. Ripensavo prima al pacchetto di linebacker dei Simen, Kevin Kai, Pezza, Vignin è arrivato quest'anno, Nobile, Kolescia, Silvestri, insomma c'è da stare attenti a correre lì in mezzo. Metallo pesante questi linebacker. Joe Brown al passaggio, trova Monaci, primo down, esce dal campo. In questo caso la connessione ha funzionato, precisissimo John Brown per Bonacci, un bel primo down pulito senza neanche subire il colpo del defensive back, quindi finalmente i Giants escono dalla zona d'ombra del loro campo. Marco Bonacci, che ieri non si è allenato perché insomma, ha preso un po' di botte in queste prime due partite, però giocatore entusiasmante, veramente fatico a ricordare una partita in cui non mi ricordo che lui abbia inciso. Comunque, primo 10, credo sia, sì, primo down anche per i Giants, perché era stato un three and out il primo drive, quindi insomma si muove anche la catena per l'attacco bianco-blu. Questa è uno scramble, ma è disegnato per John Brown, un gioco che ho visto tanto anche nella scorsa partita. Passaggio che non era difficilissimo da prendere, Nausica, però forse Dilwell si avrà avuto un po' paura del colpo. Un pochino, l'ha sentito arrivare dal lato cieco, ma secondo me si devono un po' concentrare, perché sono già due palle droppate così. Sì, palla che non mi è sembrata uscire pulitissima, e poi in effetti era un po' in controtempo Gallina e c'era lì Vignin che si è fatto sentire. Vignin, ricordiamolo, ex Rhinos, arrivato alla corte dei Simen dopo che non si è fatto l'affare Insom. Arriva la pressione, John Brown deve scaricare subito, ottima la lettura, mamma mia che badown che è arrivato, non riesco a capire da parte di chi, ma comunque, ok, perfetto, da Aletti, gran colpo, e quindi guadagno limitatissimo da parte dei Giants Bolzano, che avevano sviluppato un buon gioco. Sì, Aletti, che nell'azione precedente, quella del primo down di Bonacci, era in ritardo, è stato fermato un po' dal campo e ha lasciato libero Bonacci per prendere il primo down, ma che si è fatto subito valere con un colpo fortissimo, e beh, allora bentornato da Aletti al campionato dopo un anno di stop. Terzo e 7, terzo e lungo.
per i Giants Bolzano, primo quarto 0-0 il punteggio, squadre che sono ancora in una fase di studio, snap un po' basso, deve uscire dalla pressione John Brown, si mette in proprio ma non chiude il down, corto di una yard credo, adesso sarà importante vedere la musica allo spot del pallone. Vedremo qui come reagiranno, appunto, interessante però, il gioco aereo sta cominciando ad andare. Intanto viene chiamata la catena per misurare se c'è un primo down o meno, cosa molto importante perché altrimenti sarebbe un quarto e in quella situazione di campo, vabbè, i Giants ci hanno veramente abituato a farci vedere di tutto. Allora, dove si sono messi è primo down netto, ma John Brown è caduto una yard prima, lo vadano a rivedere su YouTube, è una yard, cioè abbiamo coach Paolo Mutti, è una yard più corto, è una yard più corto, glielo confermiamo, è disperato, ha avuto proprio successo davanti alla nostra postazione, siamo incredibilmente, e voglio ringraziare il Siemens per questo, piazzati comodi comodi sulle 50, qua l'azione è avvenuta intorno alle 42-43 yard, quindi Nausicaa, possiamo dire che sono davanti a te, che sei un paio di yard più in là. Comunque, primo down. Bel primo down dei Giants, Andrea, anche se stanno cercando un tipo di gioco, quello conquistarsi primo down per primo down, che alla lunga con un roster del genere può essere faticoso. Stiamo a vedere, formazione molto aperta, 4 ricevitori, John Brown tanto tempo per lanciare, la palla è un po' lenta ma è buona, ci sarà credo una flag che invece non viene chiamata, ottima quindi la copertura ancora di Aletti su Bonacci, c'è stato un po' di contatto però gli arbitri, almeno in queste prime partite ho visto che stanno cercando, quello che ho visto io, stanno cercando di tenere la flag e di non continuare a lanciarlo ogni volta che c'è un minimo contatto tra wide receiver e cornerback. Il che sarebbe auspicabile anche per evitare di spezzettare troppo il gioco o dilungare la partita a tempi biblici. Tutto sommato credo che più che un contatto ci sia stato l'intervento del terreno nella corsa di Bonacci, un po' quello che era successo prima. Intanto però i Giants, scusa Nausicaa, ci hanno smentito perché invece che andarsi a prendere yard su yard i primi down hanno tentato subito il bombolone, quindi il colpo mortale. Ma ce l'hanno, perché abbiamo detto John Brown 7 TDPS, l'altro, l'ottavo dei Giants l'ha fatto ancora lui su corsa. È una QB sneak, io tra l'altro sono il colpevole di aver comunicato a tutti che era Petrone l'autore dell'ultimo touchdown della partita tra Giants e Lions, però non sarà molto capito quello che fosse successo. Allora ve la riporto così, piccolo racconto, piccolo aneddoto. Arriva Argeo in Tisma, il coach dei Giants, in sideline, time out. Chiamiamo la QB sneak, coach, ma non c'è la QB sneak sul playbook, chiamiamo una QB sneak, la QB sneak ha funzionato, quindi buon per loro, diciamo pure touchdown, azione ininfluente ai fini della partita, però comunque vabbè, però Andrea, grande argeotismo, la QB sneak è un gioco che non sì, può non, no, è, non cioè, è, sì. Come, è come chiedere un piatto di pasta al sugo al ristorante, non è sul menù ma te lo fanno, bravo, non c'è, nel senso che vabbè si dà un po' per scontato. Però diciamo che il nuovo coaching staff dei Giants utilizza schemi differenti magari per far correre il proprio QB, non lo mette proprio sotto il centro ad andare a spingere. Comunque, rientriamo nella partita. Secondo 10 dopo il timeout chiamato dei Giants, siamo ancora nel primo quarto. Siamo ancora nel primo quarto, non è che ci siamo dimenticati di cambiare. No, i lanci incompleti hanno fermato il tempo. Ok. Stesso gioco di prima, o comunque, sì, scramble, arriva la pressione, John Brown deve scaricare, trova Mark Simone, che sale fino alle 40, non esce dal campo, arrivano poi game tackle dei Siemens Milano, però primo 10 è venuto fuori bene da questa situazione John Brown. Sì, perché ha trovato le mani di Mark Simone, che ha fatto un gesto atletico non eccezionale, nel senso che non abbiamo visto anche di meglio, però ha fatto una bellissima ricezione in salto e poi ha trovato subito la velocità per andarsi a prendere di prepotenza il primo down. Senza uscire dal campo, ottimo, ottima questa ricezione. Sì. Vediamo adesso come andranno avanti, se ancora sfruttando le corse o qualche pass. Sì, poi stanno cercando di correre quei passaggi, cioè questi screen laterali servono proprio per, cioè, quando arriva la pressione, per eludere la pressione, ecco, non mi veniva il termine. Adesso motion di Simone, ma la palla la tiene John Brown, non fa molta strada, ottima la reazione della difesa dei Siemens Milano. Sì, ho visto un bel placcaggio di Vignim che comincia a farsi sentire, direi che si è inserito alla grande in un pacchetto, come diciamo, di linebacker veramente eccezionale. Sì, ha proprio rotto il ghiaccio con questo placcaggio, ancora una volta le corse centrali non vanno, neanche con le finte, vediamo un po' come possono sorprendere la difesa Siemens. Sì, diciamo che, come diceva Nausicaa, corse centrali non funzionano, nel senso che ha fatto zero, cioè zero, ogni volta, sì, ogni volta che hanno provato a correre in mezzo non sono arrivati i guadagni.
stesso motion di prima, ma in questo caso crea la trips a sinistra ed è lì che guarda John Brown. Tanto tempo, adesso arriva la pressione delle piagge, poi ancora Wiglin. Bellissima, bellissima il contenimento della difesa dei Seaman. Brown ha provato a scramblare sulla sinistra, ma non aveva spazio, aveva ben tre ragazzi alla sua caccia e è arrivato il sec alla fine. Wiglin, bellissima prestazione della difesa e sarà un secondo e molto lungo. Per un terzo molto lungo, direi un terzo e 20 almeno per i Giants, e adesso aspettiamoci il bombolone. Ottimo intervento di Zini anche, mi è piaciuto, si è proprio liberato dal blocco e ha placcato senza pietà. E quindi diventa un terzo praterie quello che devono affrontare i Giants Bolzano. Safety ovviamente molto profonde sulla linea del primo down. Guarda Letti quanto spazio prende. E però arriva la pressione! E ci sarà un altro sec questa volta di Delle Piagge che porta a terra il quarterback numero 8 John Brown, che non ha scampo nonostante i Seaman comunque volessero innanzitutto prevenire le tracce lunghe dei ricevitori dei Giants. La pressione è arrivata immediatamente, John Brown non ha potuto fare niente e quindi sarà adesso quarto infinito e punt inevitabile per gli ospiti. Sì, una pressione alle stelle proprio, Dalle Piagge è intervenuto perfettamente, due sec in pochissimo tempo, adesso vediamo Morant, è Morant? Sì, al punt return, eccolo. Ci ha abituato a dei ritorni fantastici, vediamo se il calcio è verso di lui, no, preferisco stare sul corto, bello length time del punt, buono anche il rimbalzo. Rimbalzo americano, come si suol dire, adesso ottimo lavoro dello special team che non permette ai Seaman nulla. Vedo una flag per terra, vedo una flag per terra, gli arbitri fischiano e si sbracciano, quindi dobbiamo aspettare che il resoconto del referee. Peccato, io credo che giustamente il punting team dei Giants cerchi di evitare in tutti i modi i ritorni di Morant, perché lo dicevo prima, l'anno scorso hanno fatto molto male, Paul Morant tra intercetti e punt return ha fatto vedere cose egregie. Sì, lui proprio d'impatto sia quando placca che quando ritorna il pallone, riesce sempre a trovare una via di fuga e molto spesso va proprio a touchdown. No, ma poi la cosa bella nei ritorni di Morant è che inizia piano, cerca di capire, no, dove sono i blocchi, dove va il flusso del gioco, e poi quando ingrana la marcia fermarlo diventa complesso perché ha una fisicità notevole e in velocità è immaginabile che sia veramente un treno da fermare. Intanto salutiamo gli amici che ci stanno seguendo in streaming, tanti come al solito insomma curiosi di vedere questa partita, che stamattina Roger Kelly, direttore di American Football International, il sito europeo più importante di football americano, mi diceva per lui essere la partita più importante del weekend di football americano in Europa, quindi insomma per noi è un onore, è bello essere a commentare una partita così importante, la prima del progetto Seaman TV. Intanto Simone, io chiedo a te, perché i nostri amici continuano a vedere la grafica della flag, se tu hai capito che cosa è stato chiamato, perché noi continuiamo a chiacchierare facendoci amabilmente i fattacci nostri, una Nausica perplessa che non si vuole esprimere. Va bene, posizione di partenza abbastanza difficile in questo drive per il Seaman Milano, siamo ancora nel primo quarto. Siamo sulle 10, Andrea. E siamo sulle 10. End off per Danilo Buonaparte, direi. Sì. Buon guadagno, nel senso che in quella posizione di campo 2-3 yard sono quello che probabilmente si aspettavano e stavano cercando i Seaman Milano. Eh sì, che cercheranno giustamente di correre nel mezzo per far chiudere i Giants e poi tentare il colpo con il lancio di Zaradka a medio-lungo raggio. Vediamo se questo arriva. Intanto devo dire che Buonaparte è in partita con i suoi soliti numeri, cioè comincia a macinare 3-4 yard alla volta, poi arriva la zampata. Zaradka, passaggio per Mitchell, il primo lancio verso il nuovo import dei Seaman Milano, è un pallone incompleto, Zaradka al braccione, viva il bombolone, però sempre overthrow, cioè qua i ricevitori ci possono fare veramente poco. Eh sì, io bisognerà capire se è una questione di timing da trovare ancora, e sarebbe un po' problematico in questo momento, dopo che Zaradka è al secondo anno di Seaman, o se è veramente il campo che sta influendo sulla velocità dei ricevitori, che sono abituati a poter andare molto più veloci e quindi ad arrivare all'appuntamento col pallone. Interessante anche Danilo, che è uscito a ricevere e era libero in più, quindi peccato che non abbia passata, sia stato meno goloso. Eh sì, Luke probabilmente ha voluto cercare di mettere in partita anche il forte ricevitore americano. Eccolo qui, uno screen difficile, salta tra l'altro
prima di ricevere la palla a Savia Mitchell, c'era comunque lì tutta la difesa dei Giants Bolzano che aveva letto molto bene le intenzioni dell'attacco milanese, e quindi 4-8 punt, vittoria Nausica della difesa di Bolzano. Sì, erano tutti lì, non poteva lanciarla proprio a nessuno, però non capisco perché abbia saltato, sai, quando noi impariamo a ricevere anche noi ragazze ci dicono non saltate mai perché poi vi cade il pallone. Specialmente sì, quando non c'è bisogno. C'è da dire che Savia Mitchell non è altissimo, quindi può essere che fosse veramente un po' alto. Adesso non vorrei colpevolizzare troppo, attenzione perché c'è un problema. Ottimo ottimo il punt, però c'è il ritorno dei Giants che risalgono sulle 40, sulle 30, attenzione perché c'è spazio, vola anche la flag, esce diciamo sulle 28 yard e sarà probabilmente un'ottima posizione per i Giants Bolzano, però prima dobbiamo capire che cosa è questa flag. Eh sì, il drive di prima dei Seaman era quello che cercavano i Giants, farli partire da molto lontano, vicini alla loro end zone, e al tempo stesso cercare di fermarli in modo da poter avere il punt proprio dove ce l'hanno adesso. E direi che se il fallo è a favore dei Giants, i Giants entrano in red zone, ma da come si stanno muovendo i giocatori e dal segnale dei referee è un fallo contro i Giants, e quindi sarà primo e 10 Giants ma dalle 40. Comunque una buona posizione di campo, Andrea, perché siamo già nella metà campo di Seaman. Eh sì, soprattutto poi per il tipo di ricevitori che ha a disposizione John Brown, ricevitori capaci di colpire sul profondo, Bonacci con la sua fisicità, Simone con la sua velocità, Gregorio è un altro ricevitore molto fisico che per ora non abbiamo visto ancora chiamato in causa, e poi c'è Gallina con la sua rapidità in mezzo al campo che insomma potrebbe creare grossi problemi alla difesa milanese. Altro passaggio per Simone, un po' alto. Sì, alto e decentrato rispetto sì, a Simone. Però Simone, e l'ho visto anche nella partita contro i Lions, ogni tanto ha questo atteggiamento un po' superficiale, c'è andato proprio con la manina come per dire sì ma non c'è problema, adesso la palla la chiappo, e poi succedono queste cose qua, anche perché la difesa di Simone era una risalita molto molto velocemente. Ma poi devo dire che stiamo vedendo individualmente delle belle performance, cioè tutti i ragazzi in campo sono già belli caldi e belli veloci, ma c'è imprecisione in entrambi gli attacchi, a dire il vero, cioè non stanno ancora facendo le cose giuste per poter dare il via alla partita. Palla per Petrone che rompe il primo placcaggio e riesce a guadagnare 2 yard, sarà terzo e 8, però mi sembra di poter dire che le difese stanno andando molto meglio, e stiamo parlando di ambedue le squadre, dei rispettivi attacchi. Sono completamente d'accordo, Andrea, in particolare io vedo bene la difesa dei Seaman perché la vedo veramente reattiva. Sta leggendo tutto. Sì, ottimo lavoro di Kevin Kay e Aletti, sono proprio andati subito sul placcaggio, e Kevin ha fatto il primo impatto e poi Aletti è arrivato ad aiutare. Ottima lettura di Kevin Kay. E i single back per i Giants che andranno quindi sul profondo. John Brown prova a sclembrare sul lato destro del campo, è ancora in piedi dopo un tentativo di placcaggio, esce con un discreto badown su Fonti. Fonti arriva per cercare di fare il badown, al badown è arrivato da John Brown, ma non c'è il primo down, ma sono i Giants, amici, e questa è una posizione di campo in cui non puoi non giocare, quindi 4-2 direi, ma che i Giants giocheranno la mano. Sì, anche perché un punt da lì puoi solo calciarlo fuori per evitare di prendere il touchback, e quindi tanto vale, soprattutto se sei Giants, te la giochi di sicuro, e così è. Lancio corto su Gallina. Altro badown di Fonti che questa volta lo riesce a portare il gran colpo, però primo down, e quindi ottima la ricezione del wide receiver dei Giganti, lo stesso wide receiver che aveva sbagliato qualche palla nel primo drive, un po' intimorito. Però mi verrebbe dire che Nausica aveva ragione, cioè le botte che stanno volando stasera non sono niente male. È la cosa più bella nel football, sentire un po' di plastica contro plastica. Sì, devo dire che veramente entrambe le difese si stanno muovendo con una velocità notevole, e questo è veramente spettacolare. Grande preparazione della partita da parte di entrambi i coaching staff, ma non ne dubitavamo, e se avete sentito il sideline show, insomma, potete capire di cosa stiamo parlando. Completo per Simone, ancora la palla corta. Ci ripetiamo, ottima la reazione. I Giants, dai, facciamo così, i Giants si stanno un po' prendendo quello che la difesa di Simone gli sta concedendo. Sì, ma soprattutto secondo me, Andrea, se lanci sul corto non puoi essere lanciato in velocità, sei praticamente ricevi da fermo, e poi ripartire su questo campo diventa complicato, motivo per cui dopo non ci sono praticamente yard after catch.
in questi casi. Si alza l'urlo, defense go, qui allo stadio di Pero, pubblico di casa che si cerca di scaldarsi, visto il freddo. Snap, ancora John Brown che fa un passo per evitare la pressione, ci riesce, è ancora in piedi, attenzione, arriva Morant poi a portare il colpo decisivo. C'era un altro giocatore di Siemens che si era aggrappato al numero 8. Dalle piagge, ma è arrivato il primo down. E quindi stanno pattinando per bene su questo campo. John Brown però ne è uscito molto bene, ha rischiato di essere placato almeno 3 volte prima di venire fermato, quindi ottima la sua prestazione finora. E siamo... no, non siamo in red zone, cioè siamo in red zone, ma non siamo nelle ultime 10 yard di campo. Siamo all'incirca sulle 14-13 yard, single back formation, dalla shotgun, John Brown, lancio perfetto! Lancio era perfetto su Gallina praticamente, anzi sicuramente da solo, però non è riuscito a ricevere. Ah sì, Nicolò Gallina, scusami Simone, sì. Numero 84, è stato Cabravo. Mi ero andato a guardare prima proprio perché mi stavo sbracciando, non lo riconoscevo. Mi stavo sbracciando dicendo guarda che non è Gallina, invece è proprio lui. A parte che ce n'è così tanti di Gallina nei Giants. Sì, però ragazzi, dopo aver visto 2 partite dei Giants con Gallina col 22, oggi l'84 doveva essere un altro giocatore. Vabbè, secondo 10, era uscito alla perfezione lo schema dei Giants, completamente dimenticato dalla difesa di Siemens, anche se non sarebbe arrivato il touchdown perché era canzone tuffata, sì. Quindi anche fosse arrivata la ricezione sarebbe stata palla morta. Tantissimo tempo per John Brown, adesso arriva delle piagge, forse c'è un holding, forse John Brown giustamente si libera del pallone e quindi 3rd and 10. Ha avuto almeno inizialmente molto tempo Brown, poi però la difesa di Siemens è comparsa davanti a lui di colpo con Vicknin e dalle piagge e ha dovuto scagliare il pallone fuori per evitare danni maggiori. Siamo quindi a 3rd and 10. Sì, intanto allo stadio c'è il tabellone, non è che noi non vi vogliamo aggiornare sul punteggio, il problema è che ce l'ha messo alle spalle, del pubblico in una posizione in cui noi non lo possiamo assolutamente leggere. È comodo per i giocatori in campo, questo è poco ma è sicuro, e intanto io però credo che adesso è finito il primo quarto, non lo so, non mi vorrei pronunciare, Simone, lo sai che io... Ma secondo me è maturo, sai Andrea? Comunque ottima la pressione dei Siemens, ma anche le coperture, cioè Simone stava correndo proprio con almeno tre giocatori alle calcagna. E allora... Intanto non è cambio quarto. No, non è cambio quarto, quindi come vedete nella nostra grafica, siamo ancora nel primo periodo. Solita formazione, non hanno mai sostanzialmente, hanno cambiato pochissimo il tipo di schieramento in campo i Giants, magari ci hanno fatto vedere qualche motion andando a creare delle trips cercando di lanciare Simone, non farlo partire da fermo, però poi tra l'altro col motion ogni tanto si vuole, magari il quarterback controlla anche che tipo di difesa si è schierata contro lui, se sono uomo, se sono zona. Direi time out, perché insomma, stanno parlando, c'è Gallina che sta parlando con il suo coaching staff. E invitiamo gli amici magari a scriverci, non so chi, se controllo anche i messaggi sono troppo multitasking, però insomma, se ci scrivete anche sui nostri profili personali, tanto normalmente ci conoscete, ci avete già chiesto l'amicizia su Facebook. Intanto saluto l'amico Lorenzo Contini, che è uno dei più grandi sostenitori del Play dell'Otto, a cui invitiamo tutti gli amici a giocare. Diciamo ball prediction, gli inglesi direbbero ball prediction, noi Simone ci siamo inventati il Play dell'Otto. E l'amico Lorenzo Contini è un grande sostenitore. Finalmente squadre in campo per questo terzo down. Poi sarà interessante vedere cosa faranno eventualmente sul quarto i Giants, se andranno col calcio o andranno alla mano. Però prima vediamo cosa succede adesso. Ottima palla per Bonacci. E ottima ancora la chiusura. Ottimo Dialetti. Dialetti. Sì. E qua Marco so che non sarà contento Bonacci, perché per lui palla toccata, palla ricevuta. Però volevo fare i complimenti ad Aletti, che appunto dopo un anno di stop, soprattutto non più giovanissimo, quando ti fermi un anno poi rientrare non è semplice, è molto complicato tutt'altro. Però devo dire che per quanto stiamo vedendo adesso finisce il primo quarto. Eh sì, era stato solo quel down lì a separarci dal cambio di campo. Entriamo ufficialmente nel secondo quarto con la partita ancora sullo 0-0. Partita sullo 0-0, partita molto equilibrata e questo fa sempre bene allo spettacolo, anche se non si sono visti touchdown, però insomma si vede, o almeno
quello che ci lascia intravedere questa partita è un match che sarà combattuto fino alla fine. Rispetto a quello che invece avevo detto io, avevo parlato di una passeggiata dei Seamen nel secondo tempo, ma visto come stanno andando le cose... Hai peccato di aziendalismo? No, assolutamente, anzi. No, però è sempre una partita di difese quella contro tra Giants e Seamen, sempre così, difese che si... Vero, Nausicaa, tu ricordi bene, tu ricordi secondo me un 7-0 dopo i tempi supplementari. Mamma mia, cioè 0-0, 0-0 alla fine dei regolamentari, ricordo anch'io, e poi insomma 7-0 per i Seamen, 7-6 Morant corsa per la trasformazione da 2 quando Morant indossava la maglia numero 2 dei Giants Bolzano, e trasformazione non è andata a buon fine, quindi vittoria dei Seamen Milano. Si giocava ancora al Vigorelli, e intanto ecco la risposta alla mia domanda: cosa faranno i Giants? Calcio. Ma un disastro lo snap adesso. Simone, che è anche un quarterback, cerca di fare qualcosa su questo campo. Accidenti. Giocare con gli special team non è assolutamente facile, e ne avete appena avuto una dimostrazione. Sì, una scelta che non mi aspettavo, quella dei Giants, molto professionale da un certo punto di vista. Il calcio era anche fattibile come distanza, una trentina di yard circa tutto considerato, però lo snap, come abbiamo detto, non è stato dei migliori, il campo non ha aiutato, e la difesa di Seamen poi è riuscita a contenere il tentativo di primo down dei Giants, e quindi sarà primo down, ma per i Seamen da una posizione di campo di nuovo non facilissima. Siamo circa sulle 15 yard. Sì, diciamo che visto il tipo di partita di cui proprio stavamo parlando prima del calcio, i Giants hanno pensato: prendiamoci questi tre punti, perché poi alla fine vediamo come va a finire. Sai, quando poi rimpianto magari per aver perso per tre punti, e dici potevamo calciare un field goal anche abbastanza fattibile, qual era questo? Però insomma, vabbè, è andato così, e quindi Giants che escono senza punti da questo drive. Palla, invece, esatto, palla, primo pallone del nuovo drive del Seamen, il primo nel secondo quarto. Wendoff a buona parte, guadagno di 2 yard. Anche 3 volendo, è il lavoro che fa Danilo, come dicevo prima, 3 yard, 4 yard, una ricezione per 5 in attesa di piazzare la giocata, quella decisiva che magari ti prende un primo down e molto molto di più, e per primo down intendo proprio da statistico anche il touchdown. Comunque gran placcaggio di Forlai dal backfield, cioè è arrivato proprio a cannone e ha chiuso il buco molto bene. Serata gelida nel frattempo sta diventando, anche se vedo tantissimi ragazzi con le maglie a maniche corte, ma giustamente il calore agonistico. Intanto la palla a buona parte, che questa volta però viene fermato molto bene dalla difesa dei Giants, non trova la luce nel mezzo Danilo, e si va a un terzo con una leggera perdita di yard, quindi sarà probabilmente un terzo e 7, terzo e 8. Sì, terzo e 7 per i Seamen Milano, che però in quella posizione di campo probabilmente non vogliono aggiungerei che giustamente non vogliono correre rischi, hanno capito che la partita andrà per le lunghe, e quindi non c'è bisogno in questo momento di forzare delle situazioni, anche perché poi a furia e a forza di regalare palloni eventualmente in posizioni di campo golose, favorevoli ai propri avversari, il touchdown arriva, vista la capacità e il talento degli uomini di Argeotisma offensivamente parlando. Sì, quindi... anche perché Andrea mi sembra una partita di rugby in un certo senso, cioè i Giants stanno cercando, intanto attenzione perché Zaratka viene seccato. Super sec, arriva anche una flag, e adesso capiremo per che cosa. Sec di Ferrari, tra parentesi, ottima penetrazione. Sì, ho visto un movimento di Mitchell, una traccia andare incontro e poi riaprirsi, e Zaratka non gli ha voluto dare quella palla, probabilmente aveva già visto nel backfield le secondarie recuperare. Il problema è che però era la pressione arrivata anche dal mezzo. Sì, però credo che ci sia un fallo contro i Giants nel frattempo, perché vedo che possiamo gli vedere. Arbitri sono vicini ai capitani dei Seamen, quindi probabilmente gli stanno chiedendo. Non riesco a interpretare la mimica arbitrale di oggi, veramente non siamo in sintonia. Sì, poi non c'è il microfonaggio questione di maglia, non c'è il microfonaggio dell'arbitraggio, perché sennò non faceva la rima, capito? Ragazzi, bisogna tenersi caldi anche con queste cose, perché è lunga la partita, appena iniziato il secondo quarto, gli amici comodi a casa, spero si stiano godendo comunque un buono spettacolo, riprese di Martina da Eder, anche lei in condizioni abbastanza particolari. Diciamo che lo spazio è limitato. No, ma non è il problema non è lo spazio, è che
implosa in se stessa, sta cercando di mantenere tutto il calore all'interno del suo piumino. E va bene, ma insomma, noi iniziamo il campionato primavera per questo, no Simone, per giocare a caldo. Eh sì. Beh, tu pensa se finisse in dicembre, gennaio, no, che no, cosa succederebbe? Intanto quarto e, aiuto, 15. Quarto e 15. Il pan di Moran non è male, perché arriva sulle 48-49 yard nella metà campo dei Seaman. Comunque un buon calcio vista la posizione di campo. Come dicevo prima, è un po' una partita di rugby, cioè i Giants stanno cercando ogni volta di rosicchiare quelle 4-5 yard ai Seaman in modo da poter ripartire sempre più avanti. Football vecchia maniera, se vuoi lo mettiamo così, in onore degli amici coach che abbiamo intervistato oggi. Sì, è un po' più il football vecchio stile, dove si cerca di guadagnare campo e si aspetta il drive giusto con la posizione di campo di partenza giusta per poi andare a colpire e portarsi a casa i punti. Ma questo significa una cosa, che le due squadre hanno dei valori equilibrati in campo, sì, equilibrati sì, verso l'alto, cioè non c'è un giocatore import o meno che sia in grado di spezzare l'equilibrio, per cui ci vuole veramente un lavoro di squadra, di tattica, prendere tempo e giocare tutte le azioni coi tempi giusti. Prima 10 end off. Mezzo non si passa. Ecco, stavo aspettando che lo dicessi la musica. Veramente, 5 corse, meno 1 il totale, il total offense per le chiamate centrali. Spesso poi, tra l'altro, Simone, è la chiamata sul primo down. E Seaman cioè, l'hanno capito. Aspettiamoci poi una play action o qualcosa del genere prima o poi in questa situazione. Sì, sono giochi di sacrificio per, come dicevo prima, costruire il drive azione su azione, quindi adesso si corre nel mezzo magari per chiudere un po' la difesa di Seaman che se lo aspetta, e poi arriva il bombolone di John Brown, quindi aspettiamocelo anche adesso. John Brown, passo avanti per evitare la pressione, palla lanciata bene verso Gregorio. Non so se sia primo down, secondo me è un po' corto. Comunque terzo e giocabile, molto giocabile per i Giants Bolzano. Sì, sarà un terzo e quattro, terzo e quattro per i Giants in una buona posizione di campo. Sta funzionando al momento il game plan di Argeo Tisma e coaching staff, e i Giants sono tranquillamente in partita quando siamo ormai quasi alla metà del secondo quarto. Mi piace questa tua fiducia nel dare il tempo della partita. Terzo e quattro, pensavo fosse molto più vicino alla chiusura del down, invece no. Comunque vanno con un passaggio difficile, arriva un colpo poi di Morant. Ma bello l'intervento. Che termina Gregorio, che rimane a terra. Bello l'intervento di Piccinni a deflettare il pallone. Morant ha potuto portare il colpo proprio perché Gregorio era marcato da Piccinni molto bene, e quindi ha potuto concentrarsi, no, sul scegliere palla o giocatore. Ha scelto il giocatore. Nausica, la strategia mi sembra poter essere tanta pressione dei Seaman che i Giants provano a battere con delle tracce che tagliano il campo. Esatto. Quindi è una gara di velocità tra il wide receiver e il cornerback. A quel punto diventa anche importante la lettura, come stava sottolineando adesso Simone, della safety che arriva a raddoppio. Certo, tracce corte, efficaci, però Paul Morant è molto curioso il suo atteggiamento, perché lui aspetta quasi annoiato da lontano, vede queste tracce corte e poi bam, come un fulmine arriva e dà una bottarella qua e là. Eh sì, ma hai sottolineato una cosa, quasi annoiato. Hanno un atteggiamento sia John Brown che lo stesso Morant quasi indolente, no? Sono lì tranquilli, che aspettano di vedere cosa succede per poi colpire. Non sembrano essere super attivi, super concentrati, evidentemente lo sono, perché poi i risultati sul campo si vedono. Però sono molto sciolti, si prendono il loro tempo, con calma, decidono dove deve andare il gioco o dove sta andando e vanno a colpire. Interessante, veramente interessante. Quarto e quattro intanto, e a questo punto però i Giants decidono di puntare proprio, no, come dicevamo prima, per quella tattica rugbistica. Adesso calcio d'allontanamento, vediamo da dove partono, dove arriva il punt e se sarà calciato magari fuori. Arriva la flag più che il punt, e attenzione perché è importante, perché se fosse contro lo special team dei Seaman sarebbe primo down automatico, perché sono solo 4 le yard sul down. Sì. E invece no. Diventa un quarto e 9. Ma sai che quasi quasi è meglio, data la posizione di campo, per riuscire a pantare in modo da piazzare il pallone all'interno delle 20 o ancora meglio all'interno ma delle 10. Ma sai che ti potrei dire che quel vecchio volpone dell'argeotisma ha preso la flag apposta. Potrebbe per essere. Prendere un po' più di spazio, perché l'idea qua, Simone, è di calciare sulla 1, 2, 3, 5, 10 yard. Sì, l'ideale sarebbe farla rimbalzare fuori sulle 5, 4.
soprattutto non darla a Moran perché potrebbe farti male. Allora, staremo a vedere, ci vuole un punt preciso e con uno snap però così non è semplice. Infatti palla che è un po' corta, ma il rimbalzo è buono, esce sulle 20, 21 anche forse. E quindi non una gran scelta alla luce di tutto quello che dicevamo. No, niente di trascendentale direi. Io avrei calciato da tutt'altra parte, cioè proprio all'opposto del campo, dove non c'era Moran che era molto sbilanciato sulla destra e dove c'era più spazio per far rotolare il pallone fuori. Se calciato con l'angolazione giusta, dandogli lo spin giusto, il pallone praticamente rimbalzava una volta in campo e poi usciva, e magari in una posizione migliore. Invece così, tutto sommato, il vantaggio dei Giants dei primi due drive si è un po' mangiato. Questi punt veramente insidiosi, con questo fango che non si riesce a snappare, non si riesce a calciare la palla bene, e influisce molto sul gioco. Assolutamente sì. Nuovo drive per il Siemens Milano. Palla Mitchell, che però viene ottimamente contenuto da Dennis Bilkary. Grande placcaggio dietro la linea di scrimmage, stanno cercando di mettere in moto il loro americano, che sta facendo veramente fatica. Bellissimo il contain di Bilkary, sì, credo anch'io che vogliano un attimo ingranare i Seaman, ma non sta riuscendo questo tentativo. L'attacco di Seaman è ancora trattenuto, non sta trovando il ritmo giusto, soprattutto non trova il modo di spezzare il ritmo negativo di questo momento con qualche giocata di lungo yardaggio. Siamo sempre ragazzi, secondo i 17, cioè ha perso 7 yard su questa jet sweep giocata adesso. Bombolone. Il problema è che la posizione di campo, come ha sottolineato tante volte Simone, in questa partita è pericolosa. Fondamentale e è molto pericolosa quella del Siemens attuale. Eh sì, perché con un po' di drop back Zaratka è quasi in zone, infatti. Vabbè, lo lancio su Tiamenghi, centrale. E sono a 4 yard dalla chiusura del primo down, ottimo quindi guadagno, più di 10 yard, 13 se il conteggio che avevamo fatto prima giusto, avevamo fatto prima delle yard, era giusto, sarà un terzo e 4. Tanto giocatore dei Siemens a terra, cerchiamo di capire il numero, forse lo stesso Tiamenghi dopo la ricezione. Terzo e 6 intanto, quindi un po' meno, comunque 11 yard insomma. Bella la scelta. Tre passi indietro, quindi Zaratka si è tenuto fuori preventivamente dalla end zone e credo sarebbe svenuto se avesse visto arrivare la pressione pur di non rischiare la safety. E poi passaggino veloce, i Giants lo aspettavano, nonostante questo Fiamminghi è stato bravo a ricevere, a evitare i primi contatti e poi ad avere un buon guadagno. Hanno riposizionato, vedo il down. Sì, siamo a un terzo e uno e mezzo, terzo e uno, terzo e due. Buona quindi la ricezione di Fiamminghi, i Giants giustamente coprivano il primo down, hanno lasciato un pochino più di spazio del dovuto sul medio corto e Fiamminghi è riuscito a portarsi quasi sul primo down. Ha preso anche molta velocità staccandosi dal corner e è riuscito proprio a fare un'ottima ricezione in mezzo al campo. Tanto dalle immagini non credo riusciate a interpretarlo, ma piove, fitto, 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 ma c'è una pioggerellina e... che probabilmente rende tutto ancora più difficile perché il campo non dà la possibilità a nessuno di correre nel modo in cui è capace, di correre le tracce nel modo in cui siamo capaci, e gli stessi movimenti dei QB sono un po' goffi e tendono a essere limitati al minimo indispensabile proprio perché il rischio è quello di perdere l'equilibrio. Ma anche la pass protection secondo me comunque influisce molto questo campo sulla pass protection, perché andando indietro continui a pattinare. Sì, manca la stabilità, che magari è uno dei fattori che influisce sulla qualità del lancio o dei lanci, quelli incompleti in particolare evidentemente, e poi sì, lascia questa pioggerina, lascia una patina di umido su qualsiasi cosa, quindi anche sul pallone, che nonostante venga cambiato ad ogni azione potrebbe far risentire leggermente, ecco perché non siamo nella situazione di Limbiate di una settimana fa dove evidentemente il pallone essere lanciato. Qua c'è da dire che possiamo dire tutto, ma il campo ha retto, perché se sappiamo chi abita in queste zone sa quanta acqua è scesa in questi giorni, quindi tutto sommato il campo è in condizioni accettabili. Terzo e uno, shotgun, play action, attenzione perché c'è quasi l'intercetto di Dalla Vecchia, comunque incompleto, il passaggio era verso il numero 3, Vezzoli. Sì, e Dalla Vecchia che ci ha abituato anche l'anno scorso a saper intercettare Zaratka. Miglior giocata vista su questo campo, tra l'altro, che io abbia mai osservato su un gridiron europeo. Paragonabile solo, secondo me, per
l'incredibilità della cosa che ho visto con un touchdown di Anthony Dablé in una semifinale di Big Six, Swarco Raiders contro Braunschweig Lions, dove ha preso palla a 60 yard al touchdown e quando l'ho rivisto era in end zone, sì. Era uno screen. E Dablé è nella practice squad degli Atlanta Falcons, quindi insomma. Intanto quarto e uno. Scusatemi, sono stato un po' lento a cambiare io la grafica, ovviamente quarto e uno. Buono il punt in questo caso dei Seaman, che ha mandato i Giants più indietro del solito e quindi partiranno dalle 30 yard circa, mentre nei drive precedenti partivano dalle 40-45, quindi i Seaman stanno ricominciando a mangiare terreno. Allora, a proposito di Dablé, che c'entra niente, ma io riesco a farcelo centrare in tutte le discussioni, GFL da cui viene Xavier Mitchell, 28 touchdown nelle ultime due stagioni. Non può essere questo giocatore, dai, lo diciamo anche ai tifosi dei Seaman, che sicuramente ben abituati da Risorna la scorsa stagione si aspettavano un giocatore diverso. Non è la prima partita, secondo me mai, quella per giudicare un import. Io mi ricordo di CJ Pryor, ce l'ho stampato nella testa contro i Jaguari, la prima di campionato, un 21-7 in colore, due passaggi per Bonanno da touchdown, visti in streaming, sembrava un giocatore normale, ha dominato la scena per 3 anni, quindi insomma... Me la ricordo, perché era il suo esordio e ci giocai contro. Sì, ci giocavi contro, bravissimo. Sì. Cioè, pensa quante partite di football... Anche se i suoi commenti in campo erano I can take 5 yards every time, quindi insomma lui era abbastanza sicuro di quello che faceva. Allora, primo 10 Giants, avete visto come John Brown abbia fatto fatica a restare in piedi, grande ricezione di Gallina, badown di Paul Morant, però ragazzi siamo già in territorio, Seaman Milano. Sì, tra l'altro vedi cosa dicevamo prima, l'equilibrio sul campo potrebbe influire sui lanci. Abbiamo visto una mancanza di equilibrio, ma che non ha influito assolutamente, cioè, ragazzi, sui lanci. Esatto, John Brown è clamoroso perché si è ricomposto, si è immediatamente. Sì. Wow. Ottimo. Grandi Giants. Noi, Simone, o io mi prendo la responsabilità, ho detto che li vedevo un po' sotto Seaman e Panthers, nonostante nelle prime due giornate avessero fatto molto bene, stanno dando prova di potersela giocare contro la miglior squadra del campionato. Io credo di sì, ma come ti avevo detto all'inizio della partita... Tanto la pioggia è un po' più forte, forse la vedete. Quei puntini che vedete sullo schermo non sono la nostra telecamera. Non sono i pixel. No, è la quantità di pioggia che sta venendo giù, è aumentata drasticamente. Intanto time out, o comunque gli arbitri hanno fermato il gioco, danno il via del tempo adesso, Simone. Come ti dicevo, Andre, il fatto è che i Giants nell'arco di 4 quarti sono una squadra competitiva con chiunque. Il problema, visto la brevità del roster, è calcolarli sull'arco di una stagione, dove arrivano leggermente più affaticati degli altri. Quindi in una partita è evidente, soprattutto inizio stagione, che siano assolutamente in grado di competere. Keeper disegnata del quarterback, cercano di sfondare sulla sinistra. Lato che, Simone, soprattutto quando poi il quarterback va a lanciare e scrambla a sinistra, è sempre un po' ostico per la difesa. In questo caso però era una corsa e quindi buono il contain di tutta la difesa, nel senso che la difesa è scivolata tutta da quel lato e non c'è stato spazio per Joe Brown. Secondo i 10. Sì, ma buono ancora una volta l'intervento di Aletti. E davvero di Pezza, perché Pezza l'ha rallentato comunque, poi Aletti è intervenuto per metterlo per terra. Ma sì, ma perché la difesa di Seaman ha fatto benissimo muro, no? È scivolata insieme a Brown verso la sideline e non gli ha concesso praticamente spazio. Sì, sarà un secondo e 8. 2 yard in realtà sono arrivate, Simone. È ancora una corsa centrale di Petrone. Gang tackle. Escono con la palla e Seaman, ma direi down by contact. Quindi terzo e 7. Sì, presa una yard. Interessante la miss di Brown, che è coperto di fango solo da un lato. E lui quando cade solo a destra. A sinistra, in realtà. Ah, scusa, brava. Destra, sinistra. Qualcuno dice che non esistono più. Terzo e 6 intanto, non terzo e 7, quindi insomma ha preso una yard comunque. Non esistono più chi? Destra e sinistra? Sì. Quindi dici che... Qualcuno dice. È caduto dalla parte del Movimento 5 Stelle. Va bene, tanto noi possiamo dire quello che vogliamo. Terzo e 6. Brown ancora in difficoltà. Palla un po' lunga, bravo. Guarda, Gallina ha salvato un intercetto, perché se non mette la mano la safety dei Seaman, piglia la palla. Mancano 5 minuti, intanto ringraziamo coach Mutti che ci aggiorna sul tempo. 5 minute warning. Esatto, brava. 5 minute warning. Quarto e 6, cosa facciamo? Che come Giants? NFL, Nausica. Ma sarà che lavora a NFL Films? Sarà che vive a Filadelfia?
Oh, tre italiani in NFL, uno è Brock Olivo, uno è Giorgio Tavecchio, e la terza è Nausica. Sì, prima e unica donna a aver fatto quello che ha fatto. Ci sono altre italiane, Nau, che... cosa ti dobbiamo dire, che non è vero? Cioè, mi piace perché fai facce. No, però sono solo io. Ok. Però vi aspetto, italiane. Vi aspetto. Dalla vecchia... Beh, buono la scelta di Punt, alto per far arrivare lo special team. Ottimo tanto rimbalzo. Non doveva essere profondissimo, poi rimbalza l'americana e quindi... All'interno delle 10 yard, altra posizione tragica per il Siemens Milano. Continua la fase di studio, direbbero i commentatori di calcio delle due squadre. 17 minuti di fase, aiutatemi, le somme. 19 minuti di fase di studio. Neanche un incontro di box. La partita delle posizioni veramente tragiche perché... Sei incontri di box, quelli che all'ottavo round si stanno ancora studiando perché non succede niente, no? Dove non è volato un pugno in 8 round. Interessante, perché di solito invece segnano sempre prima i Siemens. Oh, vorrei ricordare che siamo su Siemens TV e non vorrei che poi gli amici a casa, tifosi Blue Navy, se la prendano male con quello che stiamo dicendo. Comincia sempre così, comincia con i Siemens che segnano, poi... Allora, Zaratka... Che è pronto, a cavallo dell'end zone. Sì, a cavallo dell'end zone ancora, vedi, pochi passi all'indietro. Vuole evitare in ogni modo di dare la possibilità ai Giants di mettere a segno una safety. Passaggio velocissimo e incompleto, secondo me. Sì, e c'era una gran pressione comunque su di lui. Beh, Simone, se non portano pressione adesso i Giants in quella posizione di campo, tu spiegami in quale posizione di campo vorresti portare pressione. È ovvio è che la controindicazione è che due slant fatte bene, in cui il ricevitore batte il cornerback, solo se non un touchdown, 50-60 yard di guadagno. È chiaro, lì è la scelta della difesa. Ma certo, tu devi portare pressione, ma devi essere anche in grado di farlo. Insomma, controllare l'attacco di Siemens non è semplice. Zaratka cambia qualcosa sulla linea di scrimmage. Attenzione, perché c'è un uomo in più che sta arrivando, ed eccolo lì Ferrari, brava Nausica, l'avevi visto anche tu, arriva il sec, evitata la safety, ma quasi è troppo facile questo sec, quasi troppo facile. Terzo e 15, sì, Ferrari ha capito il gioco, è salito dal lato cieco di Zaratka e ha portato un gran placcaggio. Siemens che intanto si trovano sulle proprie 4 yard, 4-5 yard. E attenzione anche al punt poi. No, di più, scusami, siamo sulle 2 o sulle 3. Sì. Pericolosissimo. Qua secondo me, cosa fai Simo? Giochi per dare una miglior posizione al punt o comunque provi a convertire questo terzo lungo? È difficile perché se l'aspettano i Giants, quindi sono settati proprio su quel terzo lungo che potrebbe diventare poi pericoloso. Zaratka si porta fuori dalla Enzo, lancia la palla per Mitchell che mette a segno una giocata clamorosa. Mattanza, Xavier Mitchell, prima ricezione nel campionato 2018 per l'import dei Siemens Milano e primo down Blue Navy. È arrivato. Ha scaldato il pubblico di Pero, ma come volevo dirlo prima, non bisognava mettere fretta, non bisognava aspettarsi subito il gioco di Mitchell, perché altrimenti rischi di costruirgli un gioco che non sia fatto per lui. Devi lasciargli fare quello che lui è capace di fare, cioè queste cose qua, andarsi a prendere la palla in salto avendo il cornerback davanti. Veramente una ricezione spettacolare quella di Mitchell, che toglie dai guai i Siemens e comincia a far vedere che pasta è fatto. Siamo sulle 36 yard. Sempre territorio Siemens, vola una flag, è contro la difesa e quindi vediamo cosa faranno adesso i Siemens Milano. Bello lo shovel pass su Bonaparte, che è riuscito a prendersi 7 yard, sta cominciando a macinare, a ingranare Danilo. Sì, le gambe velocissime, tra l'altro non le vedi neanche come un cartone animato. Buone notizie per i tifosi dei Siemens, quindi Bonaparte sta ingranando, Xavier Mitchell ha rotto il ghiaccio, la difesa c'è, Aletti è tornato dopo un anno ed è in splendida forma, direi che ci sono elementi per essere contenti finora anche se il risultato è sullo 0-0. Tra l'altro drive importante questo per i Siemens, che avranno anche il primo possesso del terzo quarto, sì. Quindi se riuscissero a mangiare tanto tempo e a mettere punti, potrebbero trovarsi con la possibilità di andare avanti di un break. Intanto due falli che si annullano, uno per parte, e si ripeterà il primo down. E quindi primo 10, non vale la corsa di Danilo Bonaparte.
Sì, non vale per la statistica, ma comunque fa vedere, no, la progressione del running back milanese, di come stia lentamente, per modo di dire, entrando in partita, no, calibrando, dosando le forze in modo da farsi trovare pronto ancora al quarto quarto. Tanto tantissimi gli amici collegati in streaming a seguire questa partita, li salutiamo. Fischio dell'arbitro, e quindi nuovamente gioco fermo. Hanno declinato due falli, comunque due falli. No, si sono annullati. No, si sono annullati. Ok. Sì, anche perché altrimenti perché declinarli? Esatto. Giusto, se farò così. Sì, intendevo annullati. Bravo, ok. Sì, ma tanto guarda che qua parliamo tutti a sproposito, non ti devi preoccupare. E dato, cerchiamo di capire cosa è successo sul campo, e mentre cerchiamo di capirlo... No, c'era lo spot del pallone, non era preciso, è stato riposizionato una yard avanti rispetto a dove era prima. Solo un problema tecnico per la crew. Risolto, primo 10 Simen, siamo sulle 35 yard circa. Zaratka parla ancora, cambia qualcosa, buona parte si sposta alla destra del QB, è pessimo lo snap, Zaratka lo riesce a ricoprire, direi. Che fatica. La mischia da rugby, come diceva Simone. Sì, mischia di rugby, però lo Zar ha avuto l'istinto, ogni tanto qualche QB non ha, perché gli viene insegnato di non andare a buttarsi su quei palloni, invece lui... Non ci ha pensato un attimo, è riuscito a coprire lo sferoide prolato. Cheat, Giovanni Ganci, che salutiamo, sarà sotto un'acqua infinita con i suoi Blue Storms, nonostante non sia più il coach, dà chiaramente una mano. E intanto, secondo e lunghissimo. Zaratka nel fumble di prima ha avuto vita facile, perché con i suoi due metri, no, si è allungato ed è arrivato prima di tutti. Questa cosa Simone Paschetto, ragazzi, ve la racconterà tutte le volte che commenta il Simon Milano. Per forza. C'è la famosa sneak contro i Berli e Rebels, dove è solo svenuto e ha segnato. Magari poi diamo anche i risultati delle partite prima della chiusura del tempo. Motion di Mitchell a elastico, eccola lì la palla, ma ottima la lettura. E i Giants, ragazzi, sono proprio una bella squadra. Una bella squadra, anche se Mitchell ha proprio pattinato, secondo me non è abituato a questi terreni mobili, queste sabbie mobili qui. No, non ha il fisico per potersi imporre su questo tipo di campi. In questo senso lo spostamento a sesto aiuterà parecchio anche lui proprio come giocatore, come player. Un saluto intanto agli amici dei Giaguari Torino, che in trasferta verso Roma ci stanno seguendo sullo streaming. Cosa dicono? Si vede bene, si sente bene. Amici, ovviamente, soprattutto quando siamo inizio stagione, abbiamo bisogno dei vostri feedback anche di questo tipo, perché noi facciamo 1000 test, ma vi garantisco che anche oggi ho lottato contro la tecnologia. Va bene, terzo e 20. Zaratka, buono il lavoro della linea, bombolone, si separa ma non riesce Fiammenghi a ricevere il pallone, e anche in questo caso mi sento veramente dire che è il terreno il cornerback più forte di entrambe le squadre, perché non ce la fanno proprio, quando devono fare quell'ultimo passo, l'ultimo effort per arrivare sullo sferoide prolato, non ce la fanno. Perdono l'equilibrio, non si sta in piedi facilmente, figurati correre una traccia di 40-45 yard, e devo dire, figurati stare dietro le palle di Luke, che sta lanciando delle bombe incredibili, precise, pulite, veloci, con uno spin perfetto, veramente belle da vedere, peccato che cadano sul terreno e non in mano. Se mi posso permettere, comunque riesce ad essere una bella partita, perché il livello delle squadre è molto alto, e citando il nuovo cornerback dei miei San Francisco 49ers, anche il football di difesa è bel football. L'ha detto Richard Sherman, se non avete capito chi fosse il cornerback a cui mi stavo riferendo. Il nuovo cornerback a cui mi stavo riferendo. E quindi, nuova possibilità in chiusura di secondo quarto per l'attacco dei Giants Bolzano. Sì, me ne erano venuti fuori da una brutta situazione con una grande ricezione, però poi... Intanto, sì, vabbè, il finale dei Guelph, non avevamo dato il punteggio, sì, adesso lo diamo. Non avevamo dato il punteggio, Guelph che hanno battuto i Lions per 21-6, Dolphins che stanno vincendo, siamo avanti circa di un quarto, perché è iniziata una mezz'oretta prima la partita, giusto? Sì, no, siamo già nel quarto. 21-7 per i Dolphins contro i Rhinos Milano. Troviamo però sulla partita.
tempo. Intanto mancano 2 minuti e mezzo. Di nuovo problemi di equilibrio per Brown, ma anche lui ha un braccio potentissimo e anche lui non riesce a trovare la connessione con i suoi ricevitori. C'è sempre quella yard in più che manca ai ricevitori e chissà come mai. Sì, però Simo, qua mi sento di dire che John Brown più che altro si è liberato della palla. Mi spiego. Abbastanza l'atteggiamento, cioè l'atteggiamento giusto, nel senso che lui ha visto un uno contro uno in fondo al campo di un suo ricevitore, poi è arrivato il raddoppio della safety, di cui lui probabilmente non si è accorto, ha semplicemente lanciato la palla dove eventualmente l'avrebbe potuto ricevere il suo wide receiver, punto. Magari i QB italiani giovani fanno più fatica a fare questo tipo di gioco, noi QB americani lo vediamo spesso. Secondo e 10. John Brown magia, però viene portato a terra dietro la linea di scrimmage e quindi terzo e lungo. Ottimo intervento di Dalle Piagge che non due volte tenta di placcare e lo porta giù. In due tempi, prima Brown è riuscito a sfuggirgli ma poi sono andato a riprendere sideline per un terzo e... Terzo e 15, Simone. 15. Sì, sì, 5 yard buone tutte perse perché ha corso parallelo sostanzialmente a dove ha ricevuto lo snap, era 5 yard dal suo centro. Ovviamente, attenzione perché c'è un giocatore a terra e quindi Mi dice Paolo che è Zini, non è Dalle Piagge, pensavo fosse Dalle Piagge, ma no, Dalle Piagge si era rialzato. Zini per terra. Intanto scusami Simo, abbiamo già il 2 minutes warning? Quasi. Eravamo a 2 minuti e mezzo prima dello snap. Oh, Simone si scalda, hanno lanciato una flag. Mark Simone, un'altra. Due flag. Accidenti. E questo non semplifica il lavoro. Addirittura espulso? No, si è solo allontanato per evitare di farsi sentire probabilmente nelle sue imprecazioni dagli arbitri. È nervoso Simone. Ci sono, guardate, facciamo un po' di gossip, ci sono un po' di voci sul gruppo dei Giants. In che senso? Ah sai, soprattutto quando poi un americano torna dopo una stagione come quella che ha fatto lui, l'atteggiamento, ripeto, non, nulla contro Mark Simone, giocatore che adoro quando lo vedo giocare, quando lo vedo impegnato sul gridiron, però l'atteggiamento, e a Bolzano ero molto vicino, nel senso che dalla sideline alla tribuna c'è poca distanza. Oh, non lo so, un po' spocchioso, sempre qualcosa da dire, sorrisino di quelli che capisci, del tipo vabbè ma... Un combina guai. Non mi convinci. Non, sì, sì, puoi dirmi quello che vuoi coach, ma tanto rimango dalla mia idea. Ma sai cosa? Ma neanche coi coach, con gli avversari, con alcuni dei compagni di squadra, magari in riferimento a un gioco che non è andato come doveva andare. Non lo so, il problema... Attenzione, ricordiamo sempre, per gli amici magari che si approcciano al nostro football, questo non è football professionistico, è football giocato da dilettanti. I giocatori americani sono un po' l'eccezione all'interno del nostro movimento, quindi banalmente vengono trattati, hanno un'importanza all'interno dei roster di appartenenza diversa. Detto questo, è chiaro che poi non tutti riescono ad adattarsi a quella che è una realtà molto diversa da quella che loro hanno calcato per anni. Vero. Mark Simone è un giocatore che ha giocato anche per la nazionale italiana, quindi oriundo, conosce il campionato italiano, conosce la situazione, però boh, quando inizia a tornare sempre nella stessa squadra prendi un potere che non è necessariamente positivo, e anche in questo atteggiamento, in un drive così importante, in una partita così difficile, non mi è piaciuto, però assolutamente, tanto il cappello al giocatore Mark Simone. Intanto si è preso circa 30 yard di fallo Simone, perché... Quindi mi aiuti? Metto infinito come simbolo dopo terzo. Sono sicuramente 43 yard, quindi sarà un terzo e 43 per i Giants. E quindi per la prima volta nella storia del football trasmesso in streaming c'è un terzo e 43 che si giocherà. Ecco, pensate se adesso i Giants fanno un po' caos nella zona di campo in cui sono, quelle due flag cosa costano? Poi in una partita così, ragazzi, 0-0, terzo e 43, non ho sbagliato. Per tutti quelli che si fossero collegati in questo istante. Di sicuro Simone è motivato a rimediare al suo errore. Simo, tu che sei un coach di difesa, come giochi un terzo e 43? Dove le metti le safety? A che distanza? Non le metto sul primo down, non di sicuro. Direi che dove sono va più che bene. Cos'è anche perché puoi concedere tranquillamente 10, 15, 20, anche 25 yard
ai ricevitori avversari, tanto non fa male. Sono sicuro che gli amici di Addol, la pagina Facebook, posteranno lo screen di questo terzo 43 storico. John Brown decide di mettersi in proprio nel mezzo, troppi giocatori da superare. E alla fine arriva un gang tackle, diciamo che ha giocato per dare un punto un po' più sicuro al suo special team. Sì, sì, non potevi neanche contare più di tanto sul fattore sorpresa o sulle tue abilità di scrambler, perché di fronte a una signora difesa, quella dei Seaman, evidentemente i ricevitori erano ben marcati perché la difesa era messa molto bene in campo e John Brown ha scelto il male minore, no, quello di prendersi ancora qualche yard e dare spazio al pantino. Nosica, ti faccio una domanda, tu un quarto e 32 lo giocheresti? Andresti alla mano? Beh, direi di no. Kubi Sneak. Kubi Sneak Argeo. Kubi Sneak per 52 secondi. 52 secondi. Ringraziamo sempre coach Paolo Mutti. Ancora, nonostante non sia più lui il capo allenatore, ancora nel coaching staff dei Seaman e nella, con noi in postazione. Guarda dall'alto, offensive coordinator, per dare le giuste indicazioni a poi chi in campo deve fare le chiamate. Eh sì, un grande cuore. Perché Seaman, scusami, non è offerto, perché sennò uno dice, Andrea, non torna a quello che hai detto. Coach Paolo Mutti, allenatore dei wide receiver, che in questo caso aiuta l'offensive coordinator a fare le chiamate dal campo. Così abbiamo cercato di spiegare anche a chi non conosce il sistema complicatissimo per trasmettere gli schemi nel football americano. Grande, grande cuore quello di Paolo Mutti, che diciamo che non è scontato che chi che sia da head coach accetti, pur facendo un passo indietro volontariamente, di diventare assistente, neanche offensive coordinator, ma assistente, quindi allenatore di reparto. Quindi, insomma, una grande personalità. Guarda, secondo me, se non hai questo tipo di persona all'interno di un coaching staff, è difficile avere un coaching staff di alto livello e che possa seguire veramente bene i giocatori. Paolo Mutti, fratello di Marco, il presidente, ovviamente vive, credo, anche in un modo un po' diverso da tutti gli altri, la realtà Seaman. Intanto seguiamo il punt perché è importante, grandissimo punt, play of the game, punt dalla vecchia in una posizione di campo tragica con 52 secondi da giocare, quindi poteva regalare una posizione di campo ai Seaman importante. L'abbiamo detto, i Seaman poi avranno ancora il pallone e invece 65 yard dovranno completarle per poter segnare 7 punti. Sì, un pantone. Beh, bellissimo il punt perché ottimo lo spin, è buono, profondo e grande hang time che ha dato modo alla difesa di risalire e non permettere a Mitchell di ritornare. Tutto sommato però anche in 50 secondi con la velocità con cui escono i palloni di Zaratka si può fare il campo anche 2 o 3 volte. Ah boh, quello sono, sì, assolutamente d'accordo con te. Non è il campo il problema, però insomma il tempo e poi tutto quello che abbiamo detto, insomma la difficoltà nello sviluppo delle tracce. Vanno sul corto. Questo inizio mi ricorda il drive di Parma nella semifinale, quando proprio in chiusura di tempo fecero una serie di questi passaggi per uscire dal campo e poi, se non sbaglio, in quel caso riuscirono anche a trovare il touchdown. Comunque scelta abbastanza logica, le tracce che vanno verso l'esterno dei ricevitori per ricevere la palla, uscire dal campo e fermare il tempo. Siamo sulle 48. Devo dire che l'anno scorso nella fase finale del campionato i Seaman hanno fatto vedere veramente il miglior football di cui erano capaci. Due partite praticamente perfette, Parma e Vicenza. Cardio Parma a Parma, un cardio Parma. Cardio Parma. No Adol offense, Zaratka ancora sul profondo. Ecco, se vediamo di Tunisi sbagliare questi palloni, vi rendete conto che non deve essere facile stasera riuscire a controllare il prolato. Anche se ha smesso di piovere, a occhio. Sì, a occhio sì, sì, sì. E forse una pioggettina, quelli sempre un po' fini, che facciamo quasi fatica a percepire noi. Incredibile la pressione dei Giants ancora una volta, si è trovato veramente corto. Ma devi fare così, Nausicaa, spesso in questi tipi di situazioni la difesa dà spazio, e così l'attacco risale, invece è giusto, cioè devi giocare, non devi concedere 5 yard, 10 yard, soprattutto poi se hai il talento che hanno loro in difesa. Zaratka cerca ancora un passaggio, c'era buona parte completamente libero e con tanto, tanto verde davanti, Zaratka non l'ha proprio guardato. Terzo e 10. No, la sua lettura era da tutt'altra parte. Terzo e 10. Come tempo direi che ci stiamo.
Mancano però, manca la precisione, manca il timing, abbiamo visto anche prima di Tunisi non trattenere un pallone, insomma, forse potrebbe essere anche opportuno farla finire qui, non lo so. 44 secondi. Anche perché se non chiudi il down, poi comunque... Dai ancora un'opportunità ai Giants, sì, che però forse sì, sai cosa c'è. O sbagliano il Panty Seaman o si inginocchiano, vanno negli spogliatoi a bere un tè caldo, come direbbe un commentatore un po' più famoso di un altro sport, tra l'altro. Terzo 10. Il tè caldo c'è comunque. Però c'è anche nel sport. Football, sì. No, viene il basket, non c'è il tè caldo. Zaratka prova a chiuderlo questo down, ci riesce quasi, ottima però la copertura di Brighenti, vola una flag... Anche questa volta Danilo era completamente libero, infatti alza le braccia come per dire ma... Sì, ma anche perché prenditi le 10 yard, esci dal campo e ricominciamo con un nuovo, con nuovi tre tentativi. Tanto se il fallo è un... È una pass interference? Una pass interference diventa complicato per i Giants. La copertura era molto buona, secondo me è stato bello l'intervento di Brighenti. Probabilmente gli arbitri hanno ravvisato una qualche forma di trattenuta, regalando evidentemente un primo down ai Seaman. Eh sì, stanno contando le yard, quindi primo down Seaman Milano, che avranno un'ultima occasione in chiusura di questo secondo quarto. Sarebbe molto importante, Andrea, per i Seaman segnare in questo momento, perché sarebbe un colpo notevole, no, all'equilibrio della partita, portato in un momento fondamentale prima di andare agli spogliatoi, prima di riprendere pallone nel secondo tempo, spezzando un equilibrio che tutto sommato era corretto, è corretto a questo punto della partita visto quello che abbiamo visto in campo, per cui c'è l'opportunità per segnare un touchdown veramente fondamentale per l'equilibrio della partita di oggi. Palla posizionata sulle 30 yard, quindi eventualmente i Seaman potrebbero anche pensare di accontentarsi, se non dovesse svilupparsi il drive nella maniera corretta, di un calcio, perché di Tunisi non mi pare abbia problemi a canciare. Beh, sarebbero 47 yard però, insomma, quasi NFL. Magari ci vorrebbe Giorgio Tavecchio. Farebbe da chi chiusi. Vabbè, lui sì, dai. Arriva la pressione, Zaratka però ha il tempo per lanciare, c'è un uomo completamente libero. Touchdown, Seaman Milano, touchdown Stefano di Tunisi. Lo avevamo chiamato, ci eravamo concentrati su quell'errore nello stesso drive da qualche azione fa, e invece al secondo appuntamento di Tunisi si è fatto trovare non pronto, prontissimo, perché aveva seminato il suo cornerback di riferimento, ha ricevuto tranquillamente in end zone portando quella zampata che dicevo prima potrebbe essere fondamentale negli equilibri della partita. Intanto Seaman 6, Giants 0. Proprio prima dell'halftime, sempre così, Seaman, incredibile, incredibile questa giocata, gran bombolone. E l'avevamo detto, non era il problema di Zaratka a lanciare la palla sul profondo, questa volta col contagiri, e Ditu realizza la prima segnatura della stagione per il Seaman Milano. Buono anche il calcio, sì. Non di Tunisi, novità. A calciare per i Seaman era il numero 85, che lo vado a recuperare nel roster infinito e purtroppo non in ordine Alessandro numerico. Lupo. Alessandro Lupo. Su il calcio, Seaman 7, Giants 0, a pochissimo dalla fine del primo tempo. Tanto in tribuna già si smobilita tutto, anche coach Muti si alza, quindi ci sarà proprio il tempo per il kick-off e basta. Kick-off che a questo punto sarà probabilmente basso e corto, per evitare qualsiasi tipo di ritorno. Non dovrebbe esserci proprio il tempo materiale per poter poi fare qualche cos'altro, quindi tanto vale far morire il gioco. E il primo tempo i Seaman sono nella condizione ideale, non prima della partita, ma visto lo svolgimento della partita fino adesso. Intanto dalle piagge esce in anticipo col braccio al collo. Cercheremo di avere poi informazioni per capire se potrà rientrare dalle piagge, che finora ha disputato una partita pressoché perfetta, portando placcaggi nel backfield. Non ho capito, hai detto Lorenzo dalle piagge? Hai detto Lorenzo dalle piagge? Allora noi facciamo vedere i numeri della scorsa stagione di Lorenzo dalle piagge. Io con dalle delle ragazze, cioè, ce la posso fare, ve lo dico.
anche tu Nausica fai parte di quella categoria, non so mai se pronuncio il tuo cognome nella maniera corretta. Tanto il calcio, contrariamente a quello che avevo detto, è alto fino alle 40, e quindi ci sarà un primo 10. C'è una flag in campo, vola qualche parola di troppo forse, c'è peraltro tempo ancora per vedere i Giants, perché entra la difesa di Simeone in campo, anche perché non potrebbe finire la partita con un fallo. Quindi mi confermi che ci sono le flag? Sì, la vedi, la vediamo sulla destra dello schermo, isolata da sola, povera, abbandonata a se stessa. Non la vuole nessuno la flag. Annullato l'holding e si chiude. Finisce qua il primo tempo di Simeone Giants, ricordiamolo l'esordio per il team Blue Navy. 7-0, una partita che, Simone, tu hai definito rugbistica, perché si è giocato tanto sulle posizioni di campo. Alla fine i Simeone sono riusciti, proprio in chiusura di secondo quarto, a trovare un touchdown importante. Avranno la seconda palla, la prima palla, scusate, nel secondo tempo. Nel complesso comunque possiamo dire che sarà una partita combattuta fino alla fine, almeno per quello che ci hanno fatto vedere le squadre. Credo di sì, almeno fino al terzo quarto. Bisogna capire quanto i Simeone ingraneranno dopo aver messo il primo touchdown a segno. Sicuramente è un colpo per il morale dei Giants. I Simeone però appunto hanno la palla nel secondo tempo e quindi hanno la possibilità di allungare ulteriormente e quindi rompere quell'equilibrio che ha guidato la partita fino adesso. E, è vero, è stata una partita tattica di posizionamento, e come si è risolta? Si è risolta con un bombolone dello Zar, che ha cercato per tutto il primo tempo di piazzare questi lanci potentissimi, non trovando però i propri ricevitori, forse rallentati dal fango. Alla fine, no, alla lunga ci è riuscito, e nel momento più importante, cioè quando serviva a segnare poco prima di chiudere la partita. Vediamo come reagiranno questi Giants anche col loro roster abbastanza corto a questo touchdown 7-0 dei Simeone. Vediamo un po' che cosa tireranno fuori dopo la time. I giocatori vanno negli spogliatoi a bere un tè caldo, andiamo a prendere qualcosa di caldo anche noi, che insomma ci siamo divertiti in questo primo tempo. Speriamo vi siate divertiti anche voi a seguire lo streaming. Ci sentiamo fra una decina di minuti circa. Ciao.
Bentornati dallo stadio Brera, perché Brera e Breda sono i due stadi che ospiteranno le partite dei Siemens. Cioè, bentornati allo stadio Brera, sta per iniziare il secondo tempo della sfida della Week 3 tra Siemens Milano e Giants Bolzano. Per chi si fosse collegato solo adesso, esordio nel campionato per i Siemens, che hanno visto la loro prima partita con i Dolphins sospesa a causa neve, un po' come tutte le partite della prima giornata di campionato. Dai che ce la facciamo! Giants invece 2-0, hanno vinto contro i Ducks, una partita complicata nella prima di campionato su un campo ai limiti del praticabile, una delle due partite giocate su 5 nella prima giornata. Poi hanno vinto facilmente in casa contro i Lions per 35-8 e questa sera stanno perdendo per 7-0 contro i Siemens, che hanno trovato il touchdown nell'ultimo drive alla fine del secondo quarto con un gran lancio dello Zar, MVP dello scorso Italian Bowl, quello disputato a Vicenza, per la ricezione di Tunisi. Diamo anche i risultati delle partite, già conclusa Lions Bergamo Guelfi Firenze per 21-6, i Dolphins vincono contro i Lions Milano per 28-7 e poi appunto la partita che state seguendo con il nostro commento Andrea Ghezzi, Simone Paschetto e Nausica dell'Orto. Siemens Giants 7-0. A Nausica abbiamo fatto prendere un colpo. No, non so cosa ho detto di male. Interessante, typical Siemens che fanno il primo touchdown prima dell'halftime. Vediamo adesso che cosa hanno da mettere sul piatto i Giants. Intanto Andrea, io prima ho visto, quando le squadre rientravano, Morara portato a braccio dai suoi compagni di squadra, quindi probabilmente sarà out per il resto della partita, il che incide notevolmente perché è un trentesimo di squadra invece che un giocatore in più. Non ho visto neanche Andrea Zini in campo in questo momento. Non l'ho visto tornare. Brava Nausica Zini, che era uno dei giocatori che si erano infortunati durante il corso del primo tempo. Dimmi Simone. E intanto mi fanno notare gli amici, Filippo Rostoni in particolare, che Aletti non è che rientra dopo un anno di stop, ma si era preso un anno sabbatico, diciamo sì, così, ai Gorillas, quindi in seconda divisione. Ci siamo, tutto pronto per il terzo quarto, calciano i Giants Bolzano, il primo possesso sarà quindi dei Siemens. Danilo Bonaparte riceve, riesce a risalire fino alle 30, poi buono lavoro dello special team, credo sia arrivata anche la gran botta. Sì. Comunque, primo 10 per il Siemens Milano dalle 35 yard, adesso poi saremo più precisi sullo spot del pallone. Drive Simone e Nausica fondamentale per il Siemens, perché dovessero andare a punti, insomma, metterebbero due touchdown di distanza, ma soprattutto indirizzerebbero la partita dopo un equilibrio incredibile per aspettate, ce la faccio, 23 minuti e un po' di secondi. Cosa c'era in quei cracker che mangiate nella No, è che sono siamo qua dalle 4, quindi iniziamo a essere stanchi. 20:46 è giusto l'orario, perché il mio computer ogni tanto fa il fuso orario. Sì, 20:46. Intanto, insomma, gli amici a casa hanno commentato, ci dicono che va tutto bene, sono contenti dello streaming. Li ringraziamo. Vediamo questo drive dei Siemens, perché veramente se poi mettono a segno di nuovo sarà difficile per i Giants inseguire. Tanto c'è una flag subito. E ci eravamo lasciati con una flag proprio all'ultima azione, ritorniamo e la prima c'è già di nuovo una flag. Anche se la partita tutto sommato non è stata particolarmente fallosa. Fallo è contro i Siemens. Ritardo nella ripresa del gioco. 5 yard indietro, sarà un primo e 15. Intanto, scusami Simo, così vediamo anche un po' le stats di Lut Zaradka nello scorso campionato. Notevoli. Notevoli soprattutto perché 2000 yard lanciate, adesso non so se sì, sono solo regular season o se sono le 12 partite che hanno giocato in tutto il campionato. È il sito federale, devi chiederlo a loro. Allora come. Sono le 13 partite dei Siemens, comunque 2154 yard, è un buon numero, per una squadra che corre anche. Corre tanto e corre bene, prime 15 lo vediamo anche in questo caso, grande badown di Alex Ferrari, è arrivato il numero 2 dei Giants, ha portato il packaggio dietro la linea di scrimmage e quindi posizione per i Siemens che peggiorerà ulteriormente. Andiamo a un secondo e 16, anche se il down marker segna quarto, ma è secondo. E sì, i Siemens non devono abbassare la tensione che li ha portati a segnare nell'ultima azione praticamente del primo tempo, anche perché, come dicevamo, no, segnare adesso metterebbe davvero la partita su un determinato binario, che è quello favorevole ai padroni di casa.
Quindi per i Simeone è importante in questo drive arrivare a punti. Secondo e 16. Vediamo se la dà Danilo finalmente. Sì. La dà Danilo, l'avevamo visto tante volte questa situazione, mai era stato servito il running back numero uno, in questa cosa però è arrivato l'incompleto, quindi terzo e 15. Sì, forse Bonaparte ha pensato troppo a correre la palla prima di riceverla. Troppo al dopo e poco. Sì, infatti, ha ricevuto senza guardarla, guardando invece dove poteva andare, questo lo ha deconcentrato e lancio incompleto, terzo e 16. Che missili da Zaratka comunque, missili, cioè non si vedono da qui. Sì, sì, screen giocato con lancio alla massima potenza, proprio per evitare che il cornerback possa metterci le mani. Giants che sembrano voler portare tanta pressione, che infatti arriva Zar, però al tempo di lanciare, ottima palla per Di Tunisi che conquista il primo down, ma tanza! Di Tunisi che dopo il touchdown sembra essersi svegliato. Io pensavo che fosse Mitchell perché era quasi una fotocopia di quella ricezione nel secondo quarto. Che palla che ha preso Di Tu. Anche io pensavo numero 14 invece no, 84, incredibile questa ricezione di Tunisi. E ricordiamo che l'anno scorso ci è voluto tanto tempo per vedere Zaratka trovare con continuità Di Tunisi. Alla fine della stagione ce l'hanno anche un po' raccontato. Hanno lavorato tanto sulla loro intesa e oggi direi che sta funzionando tutto benissimo. Attenzione perché questo era un fumble, perché non era uno shovel pass ma la palla è stata appicciata all'indietro, quindi... Déjà vu tra parentesi, l'ho già vista a Vicenza questa azione qua, che Danilo ha perso la palla poi l'ha ripresa, però è corso un bel po' di yard. Vero, questa volta invece arriva la perdita di 3 yard, no 2 yard, quindi secondo e 12. Intanto Di Tu si è rialzato zoppicante dopo la ricezione di prima. Non ha il massimo della velocità delle gambe in questo momento, visto che a marcarlo c'è dalla vecchia. Insomma. Esce questa volta il passaggio. Esce questa volta, dicevo, il passaggio per il running back che va nel flat, trova tanto spazio, conquista credo il primo numero down. Numero 33? Sì, numero 33. Numero 33, Petro Stillitano. Stillitano c'è sempre stato, è sempre stato running back, o secondo, terzo running back, però ha sempre portato alla causa dei Siemen tante cose. Intanto, però io vedo il down marker messo in una posizione... Che non è. E quindi dobbiamo cercare, perché forse è volata una flag. No, è volata una flag, questo okay. È poco ma sicuro. Non ho capito a sfavore di chi, ma è evidentemente... E per cosa? So che l'arbitro ha fatto un giro su se stesso, quindi stava per darla ai Siemen il fallo e adesso invece è orientato Giants, infatti è fallo contro i Giants. Primo down Siemen. Primo down di penalità che però porta la formazione Blue Navy nella red zone dei Giants. È là che si materializza quella possibilità di segnare un touchdown che è anche un'ipoteca sul proseguo della partita da parte di Siemen. Si sta scaldando anche il pubblico finalmente per le giocate dei propri beniamini. Sì Simone, siamo in red zone, avevamo parlato dell'importanza di questo drive, i Siemen l'hanno perfettamente capito e anche agevolati da qualche errore dei Giants sono lì, ma soprattutto grazie alla ricezione di Tunisi. Wow, DJ Mattanza Stewart ha fatto una cosa fuori dal mondo, togliendo 7 punti, o meglio 6 punti e il primo touchdown a Xavier Mitchell. Mitchell che era già in posizione da palla ricevuta e io stavo per dire touchdown quando si è materializzato un braccio di DJ. Proprio pink. Che qua, oltre a deflettare il pallone, quasi lo lanciava in mano di Brighenti per un intercetto che sarebbe stato per i Giants molto opportuno, diciamo così. Assolutamente sì, visto tutto quello che abbiamo appena detto. Grande intervento comunque di Jay Stewart che ha salvato 6 punti sicuri e il primo touchdown in prima divisione per il nuovo import dei Siemen Milano, Xavier Mitchell. E invece secondo 10, sempre sulle 20, però e comunque i Siemen sono molto più pericolosi, almeno l'impressione che danno rispetto al primo tempo con il proprio attacco. Vola una flag, palla deflettata. Gallina ha deflettato il pallone, però c'è una flag.
chiamata dal line judge, lato Simen, fallo in linea probabilmente. Sì, sono un po' mossi anche prima, secondo me. Oh, i giocatori dei Giants sono sicuri che la penalità sia contro l'attacco dei Simen. Quelli dei Simen anche, perché indietreggiano. E quindi. Così è. Falsa partenza. Infatti. False start. La linea di Simen ha avuto questo problema ricorrente negli anni. Nonostante il valore della linea dei singoli giocatori sia molto buono, insomma, la linea di Simen è assolutamente una linea che si sa fare rispettare, spesso li abbiamo visti commettere queste penalità, queste disattenzioni. I cosiddetti falli stupidi. Sì, anche perché insomma sei in una grande posizione di campo, hai appena rischiato di fare un touchdown, questi 5 yard non servivano. Io darei una chance a Stilitano adesso. E invece ancora un'azione di passaggio, è la Mamra il ricevitore, ma non riesce a prendere la palla, comunque sarebbe finito fuori dal campo. Terzo e 15. Sì, ha provato a lanciarsi in tuffo, ma era già fuori dal campo. Terzo e 15. Simen, che secondo me potrebbero anche ragionare su un field goal, perché l'importante adesso è far vedere ai Giants che i Simen hanno la tensione alta e dare un colpo psicologico ai bolzanini. Tanto si sta alzando anche un venticello freddo, così giusto perché non ci vogliamo far mancare niente. Frescarci un po' le idee. Sì, siamo abbastanza confusi. Dai, terza 15. Sempre Zaralka, sempre Stilitano. Buona parte quindi. Si sta prendendo un po' di riposo. C'è ancora un movimento della linea, altro false start. Gli arbitri fischiano. Quindi sarà terza e 20. Sì, indotta in errore la linea di Simen dai Giants. Bravi, brava la linea dei Giants. Sono anche troppo carichi questi Simen. Sì, sentono l'importanza del momento della partita, cioè voglio dire, se ci siamo arrivati noi da qua sopra, i coach in campo credo che si siano fatti un'idea chiara, ovvero che non può essere una partita, o almeno non sembra essere una partita dove i Simen possono dilagare, quindi anche i tre punti sono importanti, possono essere importanti in chiave risultato finale. Adesso terzo e 20. Direi proprio di sì, Andrea. Comunque si concluderà, credo, con uno scarto non superiore alle due segnature, in un modo o nell'altro, quindi metterne tre, ripeto, anche psicologicamente importante per i Simen. Stilitano esce nel flat, Zaradka, tempo per lanciare la Mamra, è da solo e la tiene, touchdown, la Mamra touchdown, Simen Milano. Un'azione stupenda questa, perché Stilitano era inizialmente libero, tempo di far risalire il backfield, il linebacker perlomeno su di lui, si è aperta una voragine, la Mamra era da solo e a 5 yard da lui c'erano tre giocatori dei Giants, quindi c'è stato un errore nella copertura dei bolzanini, ma il fatto che la Mamra era assolutamente solo e ha ricevuto in assoluta scioltezza per il 13-0 parziale, e adesso la situazione comincia a essere quella che i tifosi dei Simen si aspettavano e speravano prima del kick-off. Sì, brutto colpo Nausica per la difesa dei Giants, terzo e 20, era un terzo e 20, è arrivato un touchdown. La Mamra ha fatto fatica a controllare quella ricezione. Per fortuna, per i Simen e per lui non c'è l'instant replay, perché io, attenzione intanto perché il calcio viene bloccato, dicevo, io ho avuto l'impressione che abbia perso, non sia sopravvissuto al contatto col terreno. Tu che sei stata in America magari ci puoi raccontare qualcosa di più. Sì, ma noi in America abbiamo nei paletti, abbiamo le telecamere anche nei paletti, okay. Quindi però, si può vedere da tutte le angolazioni possibili e immaginabili. Hai capito cosa hai detto? Noi in America, quindi, as and them, come dicevano i Pink Floyd, cioè, è già passata dall'altra parte. Dall'altra parte. Nausica, mi confermi che lavorerai per i Buffalo Bills nella prossima stagione? No, alla fine... No! Shady! La maglia di Shady! Alla fine mi hanno assunto NFL Films, quindi rimango NFL Films. Ah, rimani proprio al quartier generale di NFL Films. Tra parentesi, vi anticipo già tuoi. Che ho scritto due pezzi per NFL Films e realizzeranno due dei miei corti. E uno di questi è ambientato in Italia, non posso dire nient'altro. Wow, ma chi ti ha preso così tanto in simpatia, Nausica? No, non è simpatia, è bravura. Ecco, brava, guarda, senza essere neanche umile. No, guarda, non è per... Io la prima volta che ho contattato Nausica, l'ho contattato per un lavoro che ho visto fatto da lei e le ho chiesto appunto se
il video che avevo visto fosse stato fatto da lei o invece fosse una produzione professionale. Quando lei mi ha detto che l'aveva fatto lei, ho detto vabbè, ok, la ragazza evidentemente ci sa fare con l'editing video, e poi ci vuole fantasia, creatività, perché non è solo, non sono solo le immagini. Tanto qua la partita sta riprendendo. Che gran placcaggio di Bonaparte. Che fa? Allora, siccome non mi fate correre, siccome non me la lanci mai e quando te la chiedi la faccio cadere, allora vado a giocare in difesa e ti pianto il placcaggione. Capito, ha preso, it took five, proprio si è preso 5 minuti per riprendersi e fare questo incredibile placcaggio. Bravo Danilo. Beh, ma in un'ottica di lunga stagione comunque secondo me è importante, anche in queste partite così importanti, dare spazio ai backup, perché sennò poi quando ti servono, quando ne hai bisogno, non sono pronti. Invece probabilmente il coach ha visto Danilo un po' fuori giri, ha dato qualche snap a Stilitano, che si è anche comportato bene, ha preso un primo down, da lì è arrivato il fallo, da lì poi si è creata la situazione per cui i Seaman hanno colpito. Adesso 13-0, fondamentale per i Giants per rientrare in partita, fare qualcosa di buono in questo drive. Primo cambio, Mark Simone da quarterback, John Brown o DJ a correre e Mark Simone a prendere la palla sotto il centro. Quindi i Giants cambiano le carte in tavola, provano con questo, appunto, con questo cambio di signal caller di vedere se riescono a fare qualcosa di diverso, anche se mi viene a dire che John Brown aveva giocato una buona partita fino adesso. Sì, non era male, forse proprio la voglia di cambiare tipo di gioco, non cercare più i lanci lunghi, ma la possibilità di far correre Simone, fargli fare un po' di read option. Tanto. Sì, ma puoi far fare tranquillamente anche a John Brown. Cioè, capisco che Stewart stia giocando una gran partita e probabilmente vogliono sfruttarlo anche in fase offensiva, quindi automaticamente per poterlo fare devono privarsi di John Brown, però A correre era Efraim Silot Pahan, quindi il missile cubano provenienza Angels Pesaro. Si sta facendo fatica però a inserirsi nell'attacco dei Giants, pochi snap per lui. Palla per Marco Bonacci, bella ricezione, vediamo di se sarà sufficiente per il primo down. Direi di no, guadagna forse 2 yard, erano più quelle in parallelo alla linea di scrimmage che non nord-sud, più infatti, est-ovest. Ottima reazione di Fonti. 4-5 e punt in arrivo per i Giants, quindi per ora lavoro perfetto in questo secondo tempo dei Seaman, hanno segnato quando dovevano e hanno fermato il primo drive dei Giants, quindi con la possibilità nel drive successivo di andare a uccidere la partita. Mitchell è pronto. Altro bel punter di Dalla Vecchia, ottimo hang time come sempre, e Mitchell che chiama il fair catch. Mitchell con il fair catch, qua vediamo le statistiche riferite alla sua ultima stagione in Germania. Ecco, questo è il tipo di giocatore che i Seaman hanno preso, ricordiamoci, GFL è il campionato più difficile, più competitivo, semiprofessionistico che esiste in Europa. Poi magari Simone, ma la partita non credo ci darà il tempo di farlo. Sarebbe bello anche interrogarti su quella che è la situazione e la posizione della Germania in questo momento all'interno del football europeo. Non fare così, lo so. La cosa più divertente secondo me in questo momento nel football europeo è che Risorne e Gareth Saffron giocano nella stessa squadra. Vero, ex entrambi. Seaman giocano ai Vikings di Vienna, sì. Giusto? No, Vienna avuto... Vikings, in Minnesota. No, sì, di Vienna va, di Dacia, i Dacia. Vabbè, facciamo anche pubblicità gratuita, una nota marca di autovetture, ma va bene così, tanto non ci paga nessuno. No, non è vero, adesso Mutti viene qua, ci prende e ci tira per le orecchie. E, va bene, 13-0, Giants che non mi pare abbiano giovato dal cambio del quarterback e dall'aver tentato Stewart come wide receiver. Schierato prima forse nel backfield, Simone, tu avevi notato? No, poi... era Silo. Ah, ok, era Silo. Comunque, Stewart che riprende la sua posizione da safety all'interno della difesa. Danilo che torna alla sua posizione di running back dopo quel bel placcaggio. E soprattutto Seaman che hanno la palla sulle 50 yard. Sì, quindi, in virtù di un fallo. Grande posizione di partenza.
stasera è tutto in virtù di un fallo praticamente. In una partita così le flag inevitabilmente hanno un loro peso e possono condizionare la partita. Cambia qualcosa sulle linee scrimmage Zaradka. Pressione che arriva dai Giants, forse un po' in anticipo. Sì, mi sembra che il fallo sia contro i Giants. Almeno così lo intendo io, per come ho visto il movimento della linea. Anche se il gioco è stato fermato, quindi normalmente quando viene fermato il fallo è dell'attacco. O magari di entrambi. O magari di entrambi. E infatti, Simone, la tua tesi pare essere quella giusta. False start per Isimen Milano, l'ennesima, il primo 15. Hey, Simen, questa cosa la devono risolvere perché non possono pensare di portarsela avanti. Annoso ancora. Problema della linea offensiva. Però è questi ultimi due anni che io li vedo fare questi stupidi falli stupidi. Prima no, prima non così tanto. Mi chiedo cosa sia cambiato. Avevamo prima il sideline, avevamo Pepe. No, sai cosa? Stavo pensando al cambio dei QB che comunque. Ognuno ha il suo modo di conteggio, il suo conteggio, però in realtà Simen ha sempre cambiato QB, ma questo problema è uscito più nel recente, come ricordava Nosica. Primo 15, Zara ancora a dire qualcosa ai propri uomini di linea. E arvola un'altra flag. Ecco, forse però aspettare così tanto nel count per farsi snappare la palla non aiuta, in questo momento bisognerebbe andare in linea e snappare. Aiuterebbe probabilmente, perché è chiaro che quello cosa sta succedendo è una guerra psicologica. La linea dei Giants ha capito comunque di poter mettere in difficoltà la linea di Simen e quindi loro vanno e i Simen lo sanno e quindi il giocatore di linea tende a preme. Overreagire la frazione di secondo in più che sta portando tutti questi problemi. Adesso io credo che Simone sia false start, sì, di confermi. Nuovo, quindi sarà un primo e 20 di 5 yard in 5 yard. Primo e 20 e quindi quella posizione del pallone sulle 50 tanto positiva è diventata una palla sulle in teoria 40, ma poi siccome il campo non è di 100 yard siamo nelle 37-38. Comunque Simen che hanno dimostrato di poter prendere i primi down anche lunghi senza troppe difficoltà, hanno i numeri. Trips sulla destra, la palla è proprio Danilo Bonaparte, risale, ma supera la linea di scrimmage, ma non guadagna più di 2 o 3 yard. Adesso vedremo lo spot del pallone. Sì, sarà un secondo di... difficile dire, a cavallo del campo è veramente complicato il conteggio. Però almeno è uscito dal pantano un po' di lì. Sì, un secondo e 15. Un po' di luce yard. L'ha trovata. 5 yard alla fine, sono arrivate... con la corsa del numero 1 in maglia nevi, blu nevi. Intanto da quanto sono sporchi i giocatori dei Giants, che sono bianchi, puoi capire no, chi è il giocatore che si è dato più da fare in un certo senso. E direi che in assoluto è dalla vecchia, che lo vedete sotto la tribuna, infangatissimo. È una play action. Zaradka tiene la palla, non si fida a lanciare. Ottimo, ottimo il ritorno di Biccari. Ottimi blocchi anche. Biccari è un Ferrari in versione anni 80, in volo di casco sul giocatore che stava cadendo. Ottimo blocco di Carroli all'ultimo che l'ha seguito. Terzo e 11. Difesa dei Giants che non sta mollando veramente niente. Adesso vediamo come si comporteranno i Simen, che comunque hanno ridotto un po' le distanze. Ricordiamo, erano un primo e 20, hanno guadagnato 9 yard, quindi sono riusciti a muovere la palla. Ma adesso devono affrontare questo terzo lungo. Prima è venuto un touchdown su un terzo e 20, adesso basterebbe probabilmente per i Simen e per i propri tifosi un primo down, molto meno. Palla lanciata da Bonaparte. Primo down. Rompe un paio di placcaggi, grande Danilo, è riuscito a mettersi in moto. First down, Simen Milano. C'è una flag. Ma c'è una flag in campo. E quindi aspettiamo ad aggiornare. Comunque finalmente hanno sfruttato questa bubble. Sì, l'hanno sfruttata perché c'è tanto spazio, c'è sempre stato tanto spazio per Danilo. Questa volta Zaradka ha deciso di affidarsi al suo numero uno. Ha proprio fatto un lobettino sopra il difensore. Holding.
bacino. Ai ai ai. Push in the back. Oh, insomma, fallo della linea. Un altro. Campanello d'allarme. Coach Salvemini, pensaci tu, perché altrimenti qua si fa lunga. Vediamo un po' come affronteranno questo super lungo down. Peccato, perché le due azioni più belle di Bonaparte in attacco, perché la più bella in assoluto è stato il placcaggio nel kick-off, nel kick-off del secondo tempo, le due azioni più belle di Danilo della partita sono state entrambe vanificate per fallo. Intanto terzo e 9, quindi comunque una situazione migliore. Cosa succede? Cioè, scusate, ma non è... adesso io magari poi faccio confusione, regole, non regole, quando l'ha dato, palla morta, palla viva. No, come fa? Terzo 9, va bene ragazzi, terzo 9. È 8 anzi. Fa niente, terzo 9. Rimaniamo così, rimaniamo nel nostro caos, nella nostra confusione. Super missile, super laser lanciato da Zaranka per di Tunisi ed ennesimo primo down per il Siemens Milano. Perfetto. Impressionante la capacità dei Siemens di uscire dai guai che loro stessi si causano con apparente semplicità. Falli, sì, corse però... con poco guadagno e poi pum. Sì, qua mi sento dire però che non ho capito cosa sia successo, perché era stato un fallo contro i Siemens e poi si è giocato un... Probabilmente è stato dato, calcolato dalla fine dell'azione. Ah ok, dalla fine, giusto, bravo Simone. Questa okay. Volta questa è la spiegazione. Meno pressione e Luca ha potuto... Io avevo visto un holding, quindi... Danilo bella questa volta trova luce, trova un primo down. Non si ferma più, no. Possiamo dire che il drive passato in panchina gli ha fatto un attimino... Ma dopo l'azione di prima, no? Si è alzato, ha detto qualcosa, il suo compagno di squadra gli ha dato una pacca molto forte, come di quelle proprio a dire, dai, non rompere, gioca come sai fare tu. Si vede che è un po' nervoso magari Danilo, ma riesce a sfruttare questo nervosismo e a tramutarlo in cattiveria agonistica. E siamo arrivati nella red zone adesso, palla sulle 20 yard, i Siemens hanno l'occasione di chiudere questa partita o comunque di metterci una serie ipoteca. Siamo ancora nel terzo quarto, però tre segnature eventualmente diventerebbero veramente un Everest per i Giants. Intanto abituati c'è. Alle vette, ma altre vette. Buona parte, corre sulla sinistra, ottimi anche i bloccaggi. Ottimo blocco di Raffaele. Esatto, stavo per dirlo, è entrato il mio preferito, The Bus. Il pullman di linea 83, Varese Milano, Antonio Geron Raffaele. Bettis, De Noatri. Noantri. Questa è la pronuncia. Scusa. Noantri. Si sente che sei di Bergamo. Oh, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Seconda e due. Siamo veramente vicini alle ultime 10 yard di campo. E a eventualmente gli ultimi 4 tentativi per i Siemens. Situazione, momento chiave della partita. Se i Giants vogliono restare dentro questo match, devono fermare adesso. C'è un altro false start non rilevato. Palla lanciata, e vola la flag e c'è la pass interference. Tornato Silitano in campo. Danilo si prende altri 5 minuti. Questa volta la flag non è per i Siemens, quindi... Ed è primo down Siemens, primo in gol, quindi situazione ideale per i Blue Navy. E se entra Raffaele è formazione power, quindi si cerca la potenza, lo sfondamento. Power football. Tanto io non ho visto rientrare dalle piagge, quindi credo che... Per lui partita finita. Per lui la partita sia finita. Dall'altra parte Morara nelle stesse condizioni. Anche lui portato fuori a braccio. E anche lui ex Rhinos. Sì. Uno dei tanti giocatori in uscita dai Rhinos. Stillitano prova a entrare saltando. Ma l'endzone era lontana. L'endzone era lontana e c'è stata un'ottima risposta da parte della difesa dei Giants, che non ha mollato, non ha permesso a Stilitano di conquistare yard, e quindi siamo secondo in gol più o meno dallo stesso spot. Ma sì, anche perché Andrea, quando un running back salta, cioè se i difensori non vanno bassi, basta stare fermi,
e non succede nulla fondamentalmente. Poi in Italia siamo sempre troppo alti, siamo sempre tutti troppo alti, quindi in questo caso ha funzionato. Secondo in gol. Attenzione perché Mitchell ha fatto il numero. Touchdown Simen, touchdown Chadi Mitchell. Lob esterno, se l'è andato a prendere in tuffo nell'unico punto dove non era marcato, e qui l'intesa Made in USA si nota. Un'azione che sembrava rallentatore, talmente era lobbato. Vero, 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 vero. E quindi touchdown Simen Milano, touchdown Xavier Mitchell alla prima segnatura con la maglia Blu-Navy. Siamo 20-0, scusatemi, 19-0 in attesa di extra point. Io avevo visto volare una flag. Ho aspettato, sono stato in religioso silenzio. E invece no, te la sei inventata, non c'era, forse era una delle scarpe fluo dei Simen che ti ha tratto in inganno. O quella signora vestita di giallo completamente. E quindi si mette bene la partita, la prima partita del campionato per i campioni d'Italia che adesso salgono 19-0, vanno da due per provare ad andare avanti di tre segnature piene. La palla è ancora per Mitchell che entra e riesce a convertire. E quindi Simen che salgono sul 21-0, siamo ormai alla fine del terzo quarto, partita in ghiaccio. Eh sì, partita che scivola via nelle mani dei Simen. I Giants sono stati lì, ma poi quella segnatura praticamente a tempo scaduto nel primo tempo ha segnato il destino della partita, portandolo dove siamo adesso, 21-0. E dire che appunto a pochi secondi dalla fine del primo tempo eravamo 0-0 e adesso a metà del terzo quarto la partita sembra aver preso una piega definitiva. Sì, veramente uno score interessante, i Giants faranno veramente fatica a raggiungere i Simen. Vediamo un po' che cosa hanno più che altro cilindro. Sì, per il livello espresso fino adesso del gioco, discreto nel primo tempo anche se improduttivo fondamentalmente, ma capaci di prendere tante yard. Nel secondo tempo invece il cambio in cabina di regia non ha portato praticamente a nulla di notevole e niente, i Giants quindi hanno perso finora due drive cercando di fare qualcosa senza riuscirci. In più il loro roster corto li fa consumare energia proprio veramente in fretta e c'è un calo incredibile secondo me. Eh sì, non sono una squadra a quarto quarto, diciamo. Condivido la vostra analisi, intanto qua brutta valutazione da parte dello special team, in particolare del ritornatore che però adesso ha spazio e come spesso accade in queste situazioni si aprono delle praterie. Questo me l'ha insegnato Marco Prodavite. Mi ha sempre detto, intanto volano flag, sì. Mi ha sempre detto quando ci sono questi tipi di ritorno, per assurdo, poi lo special team che ritorna è in vantaggio perché i bloccatori non sanno dove andare a prendere i giocatori a cui dovrebbero andare a bloccare, dove dovrebbero portare il paccaggio, dove dovrebbero portare i blocchi, insomma si apre un gran casino, non so se mi sono spiegato. Ma non solo, ma questo Andrea, è quello che succede. Succede che se tu non prendi la palla al volo, ma cominci a cincischiare, tutto lo special team ti arriva addosso e quindi se tu trovi la luce nelle prime 3 yard fondamentalmente poi non hai quasi più nessuno dopo e quindi riesci a prendere tutte le yard che ti concede la difesa nel tentativo di recuperare. Sì, ma il Podak è un filosofo, dice no ma è l'hesitation, perché c'è un momento in cui lo special team che deve venire a prenderti, a placcarti, non sa da dove prendere, non sa da che parte andare, non si sviluppano i blocchi come si dovrebbero sviluppare, non ti trovi davanti magari le persone che ti immagineresti di trovare davanti. Questo crea spesso situazioni poi come questa e attenzione perché Giants, siamo ancora nel terzo quarto, dovessero andare a segno immediatamente riaprirebbero una partita appena chiusa dai Simen. Sono anche in una buona posizione adesso dopo il fallo di Vezzoli sul portatore sul ritornatore, quindi sì, placcaggio brutto quello portato dalla Vecchia, preso proprio per il casco, praticamente per il collo. Continua Simone come quarterback. Dopo lo scorso drive guadagna con una corsa, con una QB keeper, qualcosa come 8 yard, sarà un secondo e corto. Sì, sarebbe interessante capire a questo punto se è una scelta tecnica o se c'è qualche cos'altro. Secondo me si è fatto male John Brown perché non mi pare questa la strada per recuperare eventualmente, se Simone come ricevitore fa impressione. No, ma anche perché sarebbe un segnale molto difficile da gestire, no? Quello che dai al tuo giocatore che dopo una partita sullo 0-0 fondamentalmente ben gestita in attacco facendo numeri lo togli
Sarebbe difficile da spiegare, soprattutto è una cosa che alla terza di campionato, ecco, magari suona un po' come un piano B che è un po' presto da tirare fuori. Intanto c'è una corsa centrale, provano a chiudere il down i Giants Bolzano, vediamo se ci sono riusciti, se ci saranno riusciti, penso fosse Silo o in alternativa Petrone, uno dei due, il running back incaricato di chiudere questo down, però non vedo il segnale, non vedo la catena muoversi. Dobbiamo capire dove metterà il tallone l'arbitro. No, non un passo chiuso. Indietro dal primo down. Veramente terzo ed incis. Tanto questa era bruttina da vedere. Cipolla. Cipolla si è arrabbiato. Troppo caldo. Ha colpito prima del tempo la linea dei Giants, regalando il primo down per la penalità. Encroachment. E primo down Giants. Tra l'altro, Andrea, sulla grafica io non capivo perché ci fosse un... Leggo 16 e 10 invece che il primo 10. Non capivo cosa si riferisse quel numero. Poi al terzo e 43 ho capito. Lì ti è sembrato chiaro fosse una E. Abbiamo usato questo... A me piace questo font. Paolo Re è sempre molto creativo anche nell'utilizzo dei font. Ci sta, è bello. Hanno cambiato Cipolla perché magari è un po'... Sì, ha bisogno un attimo di... Hanno messo Burana al suo posto. Ha bisogno un attimo di riflettere. È arrivato il primo down per i Giants, che adesso sono entrati definitivamente nella red zone milanese. Prima c'erano molto vicini, adesso siamo sulle 17 yard. Vediamo cosa fa Simone. Si sono chiusi dentro. Fa quello che sa fare meglio, scramblare. Fumble ricoperto del Seaman, pezza, palla Blue Navy. Allora, era un gioco di passaggio. Sembrava uno scramble, quello di Simone, destinato però poi a chiudersi con il lancio verso qualcuno. Si è dovuto mangiare la palla per lo scivolamento della difesa, che ancora una volta gli ha chiuso tutti i passaggi. Poi però è arrivato il colpo e qua mi viene a dire John Brown con la palla non la perde. Sono due giocatori che stanno bene in campo insieme, non usati uno in alternativa dell'altro. E niente, alla fine i Giants non riescono a portare a casa punti. Io credo che a breve, brevissimo, cerchiamo di sapere il tempo adesso, finirà anche questo terzo quarto e poi per insieme all'ultimo potrebbe essere un periodo di controllo. Sì, dovranno poi gestire il risultato in questo momento ampiamente nelle loro mani. Fumble ricoperto da Buran, ma bellissima la chiusura della difesa dei Seaman. Dicevo, Simone fa quello che sa fare meglio, che è correre. Evidentemente lanciare è un po' meno nelle sue corde. Ha avuto quell'esitazione che ha permesso alla difesa di Simen prima di chiudere gli spazi e poi di andare a colpire, e colpire facendo male. Fumble e ricoperto. Sì, ci ha messo troppo tempo a guadagnare terreno. Infatti all'inizio sono chiusi dentro i Simen, poi dopo hanno recuperato con Roman che ha fatto il placcaggio. Tanto esce zoppicando anche il, credo sia il 66, andiamo a vederci nel roster. 66 dei Seaman. Non c'è. 56. Colescia. Colescia. Simone Fortunato. Simone Colescia infortunato. Esce, lascia il campo. Pro formation per Zaratka, due running back al suo fianco. Vola una flag. Volano due flag. Atteggiamento notevolmente più conservatore quello dell'attacco dei Seaman in questo momento. Del resto la partita, come dicevamo, adesso è nelle loro mani, non devono sbagliare, cosa che purtroppo è già successa, nel senso questi falli della linea, però sono danni diciamo minori. Tanto siparietto che voi vi siete persi sotto in sideline. Nicolò Fonti si era un attimo perso nella partita, l'hanno richiamato all'ordine. E l'altra full start, ho perso il conto. Questo vale nel prossimo play dell'8, eh? Ve lo dico già. Ve lo dico già, è il prossimo play dell'8. Quante full start possono fare insieme a Milano? Tanto abbiamo un risultato del play dell'8, erano 7 gli allenatori ex Lions tra le due squadre, i 7 intervistati nel sideline show. Comunque più che fare false start prendono la rincorsa ogni volta, sembra, prendono la rincorsa per poi prendere il primo down. Sì, è vero, forse è una tattica avere
più yard da guadagnare per essere più motivati. Però è primo e 10, perché evidentemente le penalità, intanto vola un'altra flag. Intanto vola anche un altro missile. Questa volta non lunghissimo, era nelle mani di Mitchell che la tocca, poi la lascia cadere. Anche qui palla toccata, mi verrebbe da dire palla ricevuta, quindi errore in questo caso del forte ricevitore col numero 14, ma è volata un'altra flag. Sì, è volata un'altra flag, però vorrei farti notare intanto la copertura di Dalla Vecchia su Mitchell, che deve essere veramente difficile da marcare, ma Dalla Vecchia c'è sempre, dimostrando di essere veramente uno dei cornerback italiani, se non il cornerback italiano più forte al momento. È veloce, agile e poi acrobata, cioè lui si lancia proprio completamente quando deve fare un intercetto. E un altro che quando muove le gambe, no, quasi non le vedi, è un movimento continuo. Scusate il paragone, mi ricorda un po' Messi quando comincia a macinare. Vabbè, qua esce l'anima catalana di Simone Paschetto e fans ultras del Barcellona. Se l'avete seguito durante la crisi catalana di questo... Quanto tempo fa era? L'ho perso tempo. Ottobre. Sapete, insomma, di questa passione, di questa... Ti identifichi quasi con loro, tu Simone, hai vissuto lì. Sì, sì. Primo 15, questa volta le 5 yard di penalità ci sono, palla per Ismael Amra, che trova un primo down molto bene. Sono poi in 4 i Giants per placarlo. Non va a terra, non va a terra, anzi si rialza stizzito e va a dire anche la sua, rischiando un po'. Vabbè, questo è il carattere e la tempra della gioventù. Ismael Amra, nome da segnare per il futuro del football. Che era da segnare anche quando era nelle giovanili, perché lui veramente leader sempre nella scuola Simen. Poi giocatore che è cresciuto, perché prima anno in prima squadra veramente pochi snap, poi ha iniziato a vedere qualche palla in più, ha iniziato a diventare sempre più importante, e oggi è uno dei 4 ricevitori dei Simen chiamati in causa costantemente. Poi adesso è molto incisivo, perché riceve molto bene il pallone e da un baricentro molto basso, quindi pompa sempre le gambe. E intanto finisce il terzo quarto, entriamo nell'ultimo periodo di questo match. Si aprirà con un primo 10 per il Simen Milano in vantaggio 21-0 in questa week 3, che si concluderà domani con altre due partite. Giusto Simone, aiutami a ricordare. Sì, Utah Panthers. Sono almeno che abbiamo aumentato a 12 le squadre in Serie A. No, perché oggi erano 3, giusto? Oggi erano 3, quindi Utah Panthers a Pesaro, e poi in chiusura di giornata Dax contro Jaguari, uno scontro che alla luce anche dei risultati che ci sono stati in questo pomeriggio diventa particolarmente importante, perché i Guelfi stanno scappando e diventano una realtà per i playoff. A 5 partite mediamente, con 5 vittorie, si riesce ad arrivare ai playoff del campionato italiano. Ormai l'esperienza ce lo dice, con un record in pareggio si va ai playoff. Insomma, Dolphins che dopo 3 partite hanno 3 vittorie. Guelfi, che dopo 3 partite hanno 3 vittorie, complimenti a loro. Dolphins che hanno vinto invece la partita di oggi contro i Rhinos. Non ho visto le statistiche di Josh Dean, ma immagino che siano positive. Ne avevamo parlato noi a Social Football Radio Show. Intanto avete visto una corsa di Zaratka centrale, vediamo se è arrivato il primo down. Eh sì, avevamo detto che i Dolphins sanno scegliere molto bene i loro quarterback americani, e dimostrazione ce l'ha data Zaratka, che è stato proprio trovato, pescato negli Stati Uniti dai Dolphins. Lo stesso quarterback Kasdorf, che ha giocato 2 stagioni consecutive nei Dolphins, 2 stagioni non fortunate, 2 stagioni magari non troppo fortunate, soprattutto la prima in cui c'erano ancora i gironi, loro chiesero 10-0, ma lui si infortunò in un amichevole a 2 settimane del playoff, giocando poi contro i Lazio Marines in evidente difficoltà al wild card. Questo QB contro Giants Bolzano. No, contro Giants Bolzano. Luke completamente coperto di fango, quindi uno che corre proprio, si butta anche lui. Sì, dual threat quarterback con caratteristiche un po' particolari, perché è molto alto, non ti darebbe l'idea di essere il signal caller che ti può portare personalmente il pallone, però l'avete visto anche adesso, altri 5 yard. Ma non per ripetermi, ma quando si sdraia si allunga. Vabbè, ancora. Niente, non ce la toglieremo, lo rimpiccioleremo in freddo. Quando è così si fa, lo renderemo più piccolo. ma no, compà, bisogna cercare di... Vabbè, comunque, solo per non fartelo più Ottima lettura comunque del defensive end, ha fatto un'ottima finta.
e ha guadagnato con lo stesso play dall'altra parte le stesse yard. E quindi secondo e 5, se Siemens giocano anche con l'orologio, lasciano passare tutti i secondi possibili prima di riprendere. Wow, false start! Credo che siamo all'over qua sulle false start, siamo almeno a 10. Te l'ho detto, la prossima over under da 5 prolati sono le false start della O-line dei Siemens, che comunque è vero che ha commesso degli errori, è vero che qualche volta i Giants sono riusciti a mettere le mani su Zaradka, però tutto sommato ha fatto il proprio, perché 21 punti contro una difesa come quella dei Giganti non sono semplici da mettere. Aggiungici il campo, aggiungici condizioni atmosferiche, aggiungici la prima partita di campionato, ci sta tutto. Sì, no, ma infatti il fatto è che in queste azioni loro non giocano, perché quando giocano sono efficaci, però quando non arriva neanche lo snap, poi perdi 5 yard senza aver fatto nulla. In una partita che riesce a dominare o che riesce a controllare va bene, quando poi però la partita è giocata sul filo del rasoio diventa potenzialmente pericolosa. Arrivato Alex Ferrari, si è dovuto sbarazzare del pallone Zaradka. Terzo e 9. Partita anche, che... anche Alberto Gallina, tra parentesi, è penetrato anche lui. 51 dei Giants. Ma difesa dei Giants che comunque sta giocando bene, voglio dire 21 punti contro i Giants, possono stare tranquillamente. Non puoi pensare di venire a Milano a vincere e non concedere almeno 21 punti a un attacco come quello dei Siemens. Il problema dei Giants oggi è l'attacco, un attacco che invece nelle prime due giornate non aveva giocato male. Sai cosa? Secondo me il problema rimane sempre un po' lo stesso in casa dei Giganti, è il gioco di corsa. C'è difficoltà, l'anno scorso c'era Ghislandi che ha fatto una stagione dignitosa, ma non è poi riuscito a incidere quando le partite sono fatte più difficili. Petrone in queste giornate non ha messo assieme grandi numeri, tanto screen, o meglio passaggio nel flat per Buonanno che conquista il primo down. Buona parte. Sì, Bonaparte. Questo è, lo definirei l'asse imperiale, dallo zar a Bonaparte. E ottimo risultato. Per chiudere il discorso, sai quando sei così monodimensionale, per quanto forte, perché veramente il pacchetto ricevitori dei Giants è di altissimo livello, contro difese come quella dei Siemens fai fatica, perché non ci sono punti deboli. E quindi dove vai a colpirli? Non puoi sfruttare i tuoi ricevitori e dire vabbè, però io metto in difficoltà le secondarie. Sicuramente le metti in difficoltà, e infatti qualche ricezione è arrivata. Però poi tutto sommato questo è quello che succede. Primo 10 Siemens. Oi. Bella la palla per la Mamra. Difficoltà Nausica, l'hai visto subito, difficoltà nel controllare il prolato di Zaradka quando ha ricevuto lo snap. Poi però palla in cassaforte. Quarta ricezione per la Mamra della giornata, se non ho perso il conto. Bello anche il dettaglio di la Mamra che prima di uscire allunga il pallone. Bravo, per avere Simone. Più yard possibili. Bravo, questo Simone. È indice di intelligenza. Intelligenza, ma anche di presenza di sé, no? Cioè sei proprio sul pezzo. Nausica, tu che hai amici che commentano il basket veri, IQ, IQ cestistico o si può dire? E per il football IQ prolateo? Com'è? Potremmo definirlo così. Altra false start. Ma per favore liberateci da questo male, perché lo ripeto, una volta può andarti bene, ma potremmo fare anche noi lavagne come Tranquillo che non finisce mai. No ragazzi, cioè, lavagna di tutto, lavagna della vita, la lavagna della vita, esatto. Intanto vabbè, flag che riporta un secondo lungo i Siemens, che però onestamente ti dirò Simone, in questo momento sono interessati più che altro a far scorrere il tempo, certo non con le penalità, però non hanno neanche necessità di mettere punti, hanno proprio solo necessità di far passare, far scorrere il cronometro, evitare infortuni stupidi a questo punto della partita. Sì, gestione è quello che devono fare i Siemens in questo momento, direi che comunque lo stanno facendo. In tutto questo non si è alzata una persona dal pubblico, sono tutti qua a guardare la partita, ancora Dennis Bilkari con il secondo sack di giornata. E quindi terzo infinito, terzo e 20. Buona la prova di Bilkari oggi, giocatore veramente interessante. Devo dire che rispetto all'anno scorso mi sembra ancora più fisico. Notevole. Guarda, oggi è la miglior partita, o almeno, poi sai devi andare a rivederla tutta per poter giudicare. L'ho visto fuori...
fase completo contro Bergamo, cioè hanno corso sempre dalla sua parte, finali trovava i buchi proprio dal lato di Bigliori che non riusciva a fare il contenno, non riusciva a portarvi al blocco. Oggi invece se ti ricciano è difficile. Oggi invece no, meglio, lui è uno di quelli che la pressione ha sempre cercato di portarla, e intanto c'è il timeout Simen, in realtà non è un terzo 20, è un terzo 18. Stavo notando intanto, Andrea, come i Simen in difesa perlomeno si siano tenuti ancora molte frecce al loro arco. Non ho visto entrare in campo Nobile, non ho visto entrare in campo Viatore, quindi insomma ci sono ancora, c'è profondità nel roster, c'è ancora possibilità di vedere qualcosa da parte della difesa di Simen. A quanto sta un Simen? Simen siamo sui 54-55. Quindi se dobbiamo fare un investimento, cosa dici? Beh, lo dovresti fare su qualcosa che tende a crescere, quindi lo farei sui Giants. Perché però i Giants di 30, non crescono, un Giants ha 30 da 30 anni. È a 30 da sempre, sì. 30 for 30. Esatto. Con una pronuncia pessima. Va bene, cerchiamo di intrattenervi un po' perché chiaramente la partita è scesa di tono, era inevitabile a questo punto, e non vorrei dire che The Spheroids brolato per me non è tanto Spheroids, ma è più una palla di cristallo. Ci avevo visto giusto, Simone. Avevo detto che nel terzo quarto i Simen avrebbero preso il controllo nella mia preview della partita, così è stato. E poi avrebbero controllato nel quarto. I primi due periodi ci avevano un po' illuso, però Nausica l'aveva detto e l'aveva riconosciuto. Simen segnano spesso alla fine dei quarti, l'hanno fatto nel secondo, lì è cambiata la partita. Ma soprattutto i Simen sono una squadra così, cioè ti sorprendono, pensi che stia andando tutto male o molto peggio delle aspettative, poi vengono fuori dal nulla e ingranano. E questo ha solo una spiegazione, è il talento. Il talento, bravo, è quello che ti permette anche quando tutto va male di tirare fuori un coniglio dal cilindro. E allora vediamo se riescono a convertirlo questo terzo 18. Zaradka col bombolone, buona la copertura delle secondarie e quindi ottimo blocco di Danilo. Quarto 18, sì, senza quel blocco non ci sarebbe stato il tempo. Ma c'è una flag e credo dalla mimica un face mask su Danilo Bonaparte da Alex Ferrari. Sì, che porterebbe a un terzo e due o quarto e due se non c'è la perdita del down. Face mask ti regala un bel po' di yard. 15, pulite. Quindi resta terzo down. Adesso cerchiamo però di capire. Primo down, Simen. Primo down, Simen. Eh sì, perché è primo down automatico. Però sapete chi ci vuole quando succedono queste cose? Il grande Giovanni Ganci, che essendo stato arbitro dice: ma no, ma cosa stai dicendo? E tu eviti la figuraccia. Primo 10, quindi decretato dagli arbitri, e anche questa gestione dei terzi lunghi da parte dei Giants non mi è piaciuta tantissimo. Magari adesso c'è anche un po' di frustrazione che ci può stare. Però ricordiamolo, il touchdown che ha chiuso la partita è arrivato sul terzo e 20. Quando succedono queste cose poi la difesa impazzisce. Perché patisce. Sì, perché insomma hai lavorato bene, li hai messi dove, li hai portati dove li volevi portare, e poi ti arriva il touchdown. Intanto guarda Moran che posa ha, e lì appoggiato sul tavolino a gamba incrociata, tranquillissimo. Si disinteressa della partita, fa due chiacchiere con lo staff dei Simen mentre si beve una cosa. Atteggiamento da happy hour. Intanto pioggia di flag in campo, la partita sta scivolando da un lato nella inerzia di un risultato ormai acquisito, dall'altro si sta non incattivendo, perché non vedo cattiveria, innervosendosi. È normale. Simo, visto che la partita ce lo concede e non ce lo saremmo immaginati, così cerchiamo di fare un po' il punto della situazione dopo tre giornate per quello che abbiamo visto del campionato, perché insomma qualche indicazione inizia a esserci. La sorpresa sono i Guelfi Firenze, Guelfi che l'anno scorso si sono salvati però vincendo solo due partite, sostanzialmente le partite che potevano vincere contro Grizzlies e Utah, e perdendo contro tutte le altre squadre. Hanno già battuto invece due squadre del nord, è stato un tabù per tanti anni in questo campionato, e c'era una netta divisione di valori tra le squadre del nord e quelle del centro-sud. E invece Guelfi nelle prime tre giornate sono incontrati Rhinos qui a Milano, e magari anche favoriti dalle condizioni, ma poi non tanto, perché se vai a vedere i Rhinos oggi sono una squadra di difficoltà, forse a patire maggiormente le condizioni del campo in quella partita sono stati gli stessi Guelfi, che hanno rischiato di perdere una partita che con condizioni normali a questo punto possiamo dire avrebbero potuto vincere tranquillamente.
Rhinos, campione d'Italia nel 2016, vice campione d'Italia nel 2017. Si parlava comunque di una squadra che potesse competere, e invece la sconfitta con i Dolphins, secondo me, ridimensiona un po' tutto il ragionamento. E poi ci sono i Lions 0-2. Tanto primo down. Scusate, possiamo dare l'MVP di Tunisi? Tanto che, no, perché stavo dicendo alla mamma, perché ero convinto fosse lui, stavo facendo altro. Invece no, di Tunisi. Vabbè, diamo l'MVP di Tunisi, ma poi me lo dite voi. Comunque, per quello che dicevi dei Rhinos, secondo me, comunque hanno un equilibrio completamente diverso senza TJ quest'anno. Hanno dovuto risettarsi in tantissime cose. Tricheco non c'è più, Alessandro Vergani per quelli che non sono amici. Raico Delisa non c'è più, hanno tantissimi nuovi giocatori e vecchi che se ne sono andati, quindi è difficile secondo me adesso. End off per buona parte, ottimo lavoro della linea, che buchi, una prateria, Danilo la vede, poi arrivano le flag, ma qua sarà contro credo la difesa dei Giants. Comunque stiamo a vedere. Allora, c'era un fallo che mi sembrava fosse contro i Seaman, perché Gallina si lamentava. È arrivata la flag, Gallina ha fatto l'inchino tre volte al referee che gli ha lanciato una flag in faccia praticamente. Quindi sì, partita che sta veramente rallentando drasticamente. Solo falli più personali. Fa freddo e più rallenta. Questa è la cosa molesta della cosa. Allora, torniamo sui temi del campionato. Abbiamo detto dei Rhinos, l'analisi della musica perfetta. Simo, ti lascio i Guelfi No, ti dico solo che per fare il quadro completo mancano i Panthers, che non hanno ancora giocato. Questo è un peccato, perché secondo me il calendario era strutturato bene e ci avrebbe potuto fare un'analisi con tutte le squadre a 3-2 partite, avrebbe avuto più senso. Noi invece i Panthers, noi abbiamo stasera i Giants che sono a 3 partite giocate e i Panthers non sono ancora scesi in campo, per cui manca quella cosa lì. Però sì, avevamo sempre detto noi nel nostro ranking che Lions, Jaguari, Dax e Rhinos erano tutte vicine a un'incollatura. Non avevamo calcolato l'incognita Guelfi, che a questo punto diventa veramente un fattore che spariglia, una sorpresa, ma anche una sorpresa molto positiva. Chissà che poi tante volte sono i calendari a fare lo scherzo. Magari l'anno scorso i Guelfi hanno avuto un calendario inizialmente negativo che li ha affossati per il resto della stagione. Adesso invece hanno saputo trarre il meglio dal calendario e si ritrovano 3-0. Ora, credo che sia presto per dirci se vanno ai playoff o no. Però sicuramente sono una mina vagante e una squadra costruita bene. E poi, quello che hai detto tu, si sta riequilibrando un po' il valore nord-sud, e la cosa secondo me è fondamentale. L'ho sempre detto, la questione gironi di una volta era solo legata al momento, alla contingenza del divario che c'era due, tre o tre anni fa. Poi sicuramente le cose sarebbero potute cambiare e questo sta accadendo. Sono assolutamente d'accordo, è ancora troppo presto, però sì, una sorpresa per i Guelfi. Palla per Ditu. Incompleta, non si è capito. No, non erano sulla stessa pagina del playbook. Uno ha giocato una comeback, l'altro ha giocato una fly. E quindi, secondo e 5, o comunque una out, una traccia, una chiamatela come volete. Comunque, la posizione è ottima dei Seaman, quindi non penso avranno problemi a raggiungere l'end zone. Secondo e 5, Nausicaa. Diamo fiducia alla difesa dei Giants, che comunque si è ben comportata. Poi bisogna dare anche un po' di appuntamenti per la prossima diretta dei Seaman, quindi tutte le partite in casa dei Seaman le potrete seguire su Seaman TV. Avevamo deciso, poi così lo possiamo anche spiegare agli amici a casa, avevamo deciso di scegliere Facebook come piattaforma perché ci sembrava più adatta per quello che è il lavoro che dobbiamo fare, però poi nella realtà YouTube ci garantisce una qualità e una sicurezza diverse, e quindi all'ultimo momento abbiamo fatto questo switch, che non comporta però nessun problema a voi utenti, che semplicemente cliccando sul link potete... E c'è un'ennesima flag. A inizio partita eravamo contenti del fatto che fossero poche, poi ne è arrivata una pioggia vera e propria. Ha smesso di piovere, ma ha cominciato a piovere flag, rendendo la partita in un certo senso molto spezzettata. Io non capisco più a che down and distance siamo, davvero. Cioè, ogni volta che tiro sugli occhi, dopo aver cambiato la grafica, vedo la paletta in secondo una posizione. Eventi. Secondo eventi. Va bene. Secondo eventi. Scriviamo così la responsabilità di Paschetto.
amici a casa, lo spieghiamo anche qua, non abbiamo noi le statistiche, le posizioni precise, facciamo tutto occhio, quindi ci scusiamo se magari ogni tanto vedete dei ritardi nei cambi delle grafiche o delle imprecisioni in queste grafiche, servono per dare più che altro un riferimento a voi a casa, per sapere, per avere un'idea più chiara di quello che sta succedendo sul campo. Sì, anche perché sarà un secondo e 17, sono stato un po' generoso in un certo senso. Comunque, il concetto è quello. Secondo è lungo, dai. È una QB keeper, Zaradka legge o prova a leggere i blocchi, poi viene portato a terra da Alex Ferrari. Sì, è andato con molta tranquillità lo Zar, passeggiando. Molto piano, sì. Ha cercato di trovare un buco, ma ha sbagliato ad andare all'interno. Lo aspettava proprio lì Alex. Intanto ricordiamo anche che tutte le grafiche, i lavori, insomma tutto quello che è il corollario dello streaming viene fatto magistralmente da Battista Vattino, Paolo Re e Mino Russo, che ringrazio perché senza di loro le dirette non sarebbero, non potrebbero essere così belle. Intanto la giornata di sviluppo di football si sviluppa anche sulla seconda e la terza divisione. Quindi diamogli i risultati. Spicca il derby di Bologna al secondo quarto, Warriors e Braves sono ancora sullo 0-0. Zaradka, una vita per lanciare, c'è un ricevitore completamente libero, vediamo cosa chiama il ref ed è incompleto. Guardate, la mamra è la scivolato. Stessa identica ricezione che ha fatto dall'altra parte, una volta gliel'ha andata, una volta no, pari e patta, va bene così. Quarto e 15, secondo me c'era questo e non c'era quella di prima, fate voi. Però sì, onestamente era dalla parte opposta, sì. Quindi mi sto prendendo delle responsabilità. Bizzarra questa cosa, perché la difesa dei Giants più volte è andata in confusione sulle coperture. Come vedete l'ho gufata perché alla fine non sono entrato. Facile il touchdown. Passeggiata di salute, fatta ovviamente, posta. Quarto e 15. Sarà il gol. Vediamo chi calcia. Non di Tunisi, ma come nelle attenzione a Morant se fallo l'holder, però no. Lupo. E di nuovo Lupo. Gamba non potentissima. Probabilmente è un investimento per il futuro, questo di Simen, perché l'affidabilità, potenza e precisione di Tunisi non sono ancora nella gamba di Lupo. Lupo di mare. Bloccato. La palla finisce in zone, touchback, quindi ripartiranno i Giants con un primo 10. Dalle 20. Eh sì, non mi spiego altrimenti il motivo però per cui non calcia qua, di tu. Però anche qua, l'intelligenza del coaching staff dei Simen, a parte che forse di Tunisi ha qualche problemino, ha freddo, non vogliono rischiare che si faccia male e quindi non lo fanno calciare. Ma poi fai calciare un giovane in una partita ormai decisa, finita, 21-0. No, però ha calciato anche le due trasformazioni. Giusto così. Sì, però sai, magari la trasformazione la fai calciare a lui per non rischiare di Tunisi e poi il field goal è importante, lo fai calciare a Ditu, che ha la gamba per farlo. È anche vero che gli errori ti fanno crescere, soprattutto in partite così che sono la prima al week one per loro alla fine. Assolutamente. Quindi, sì. Quindi ottimo, sono contenta che abbiano trovato un... diciamo, non un rimpiazzo, però un'alternativa, comunque una bella alternativa a Di Tunisi. Poi comunque Di Tunisi secondo me gli può insegnare molto. Brava, questo è l'altro aspetto non secondario, cioè hai un grande kicker e fai crescere un altro kicker in casa tua, anche perché Di Tunisi più andrà avanti con l'età e meno vorrà calciare. 2-5-5, grazie Paolo, per 2-55 alla fine della partita, quindi siamo veramente alle battute finali di una partita comunque molto divertente nel primo tempo nonostante gli zero punti, e che è diventata un po' più monotematica quando i Simen sono riusciti a prendere il controllo. E allora Simone, quel discorso che facevamo, che sembrava essere stato un po' sconfessato dai primi drive, si è poi rivelato vero, ovvero Giants sicuramente hanno il talento per stare per giocarci una partita del genere, però poi il roster corto, le difficoltà e tutta una serie di cose fanno sì che non possono competere su quattro quarti contro una squadra dal talento e dalla profondità dei Simen Milano. Sì, e questo vale tanto per una partita quanto per una stagione, è il motivo per cui appunto magari in determinate situazioni ci può stare che combattano fino all'ultimo, però sicuramente sono una squadra meno abituata al quarto quarto, sia esto quello di una partita o l'ultima parte della stagione. Intanto continua Mark Simone nel suo ruolo di quarterback della squadra per praticamente tutto il secondo tempo. Abbiamo visto il numero 7 dietro il centro e non più
John Brown, che tanto bene aveva fatto nelle prime due partite di campionato, io credo, Simone, però, che si possa dire che è un infortunio. Credo proprio di sì, e sarà interessante capire di che portata, per poter poi valutare l'impatto che avrà sulla stagione dei Giants. Tanto avviso dei due minuti. 2 minutes warning, quindi siamo veramente alle battute finali. Chiaramente i Giants giocano. Ringraziamo Paolo Muti per l'aiuto con il cronometro. Altro pass per Silo, che resta in piedi, ma poi viene portato a terra. 4 e 8, e su questo punt è una flag in campo. Ok, flag in campo, quindi stavo per dire, su questo punt finirà sostanzialmente la partita, ma aspettiamo di vedere quale sarà la chiamata dei ref. Ref che, rispetto alle partite che ho avuto modo di seguire, questa crew arbitrale, che poi magari avevo già visto, però più flag in questa partita rispetto alla media delle prime due giornate. Stiamo sempre parlando di un piccolo campione, di poche partite giocate, però stasera tante flag che hanno spezzettato il gioco e hanno reso la partita magari un po' più difficile da seguire. Tante, troppe, però anche lì, se i falli ci sono, evidentemente devono essere chiamati. Cioè, purtroppo, o meglio, né purtroppo né per fortuna, però non si può dare la croce agli arbitri. È così, è un dato di fatto, ed è un peccato in generale, perché rendono la partita, da un certo punto di vista, molto meno godibile. Intanto la flag era contro il Simen Milano, quindi 3rd and 3, Willy Petrone sfrutta i blocchi, ci serve Morant per portarlo a terra. 1st and 10, e quindi continua la partita. Questa è un'altra cosa della difesa dei Simen, che alla fine Morant ti recupera sempre. Cioè, è duro vedere uno che scappa da Morant. TJ Pryor. Esatto. Uno dei pochi giocatori che ho visto sfuggire. Lo scontro dei titani. Vabbè, ma guarda, da quel punto di vista ci hanno regalato veramente delle grandi sfide. Esatto. Io credo che gli ultimi derby milanesi, l'ultimo in particolare, quello che io e te, Simone, abbiamo commentato, l'Italian Bowl di Vicenza, la finale del campionato, sia stata una partita fuori da ogni logica. Adesso voglio esagerare, a livello di college football no, perché gli atleti sono diversi, e, insomma, il livello è diverso di gioco. Ma sicuramente avvincente. Sì. Però per quello che si è visto in campo, per le giocate, per la capacità dei giocatori di fare la differenza, intanto una bella corsa dei Giants che conquistano un 8 yard, direi, e giocheranno un secondo e corto. Di nuovo Petrone. Una partita che io dissi al tempo, ma lo dico spesso a degli amici, quando mi chiedono qualcosa su quello che faccio e se vogliono magari vogliono andare a curiosare, dico sempre: andate a vedere quella partita, perché ne vale veramente la pena. Se non avete mai visto il football, sono sicuro che con questa partita riesco a farvi appassionare. E poi, Simone, racconto un'altra cosa che non c'entra niente, ma riguarda i tuoi Jaguari. I tuoi Jaguari una volta hanno giocato contro i Lions Bergamo 4-5 anni fa e hanno fatto innamorare un caro amico mio, giocatore di basket, che per 3 anni poi è diventato uno che faceva parte del personale dello staff medico dei Lions Bergamo, che si innamorò venendo a vedere una partita Lions Jaguari incredibile. Una roba tipo 21-17, 21-14, una decisione negli ultimi minuti. Insomma, le partite di football 2014. Le partite di, ci sono state tante partite di football in questi ultimi anni che dobbiamo utilizzare come spot per far appassionare la gente a questo incredibile gioco, che è vero, è tanto americano, però è tanto bello. Bellissimo. A qualsiasi livello, dal campo di sabbia al campo NFL. E finisce qui la partita, mentre noi chiacchieriamo. È finale da... dicevo, è finale da Pero. I Simen battono i Giants Bolzano per 21-0, touchdown di, ricordiamoli, di Tunisi, la Mamra e Mitchell. E di Mitchell. Quindi 3 ricevitori diversi, 3 touchdown pass per Luzzaranca. Io darei l'MVP a Ismael La Mamra, che ha fatto un touchdown, ha giocato molto bene, è stato forse il ricevitore che ha messo insieme più numeri maggiori in questa partita. Non abbiamo le statistiche, non lo possiamo sapere con certezza, però sicuramente è stato molto presente nell'attacco. In generale, buoni Simen sia in attacco che in difesa. Giants non hanno sfigurato, buona difesa, ma l'attacco, che poi ha perso John Brown, ha fatto troppa fatica a muovere la catena e alla lunga non poteva che finire così, 21-0. Per me l'MVP invece è Luke Zaradka, perché oltre a lanciare molto bene, e secondo me la mancata connessione in tanti casi non era
causa sua o nemmeno tanto dei ricevitori quanto, come dicevamo, del campo, però è stato molto bravo a lanciare, a distribuire palloni, ma anche a prendersi la responsabilità di correre, di chiudere dei primi down importanti nell'economia della partita, per cui mi sento di dire che per me il mio personale MVP è Luke Zarazka. Now? Sono d'accordo con te, certo, anche la difesa, anche la difesa. Però io darei l'MVP alla difesa perché non lo dà mai nessuno. E poi perché ha subito 0 punti. Esatto, dai, appunto. Vabbè. Allora facciamo una cosa, MVP. Per aprire questa avventura con Simen TV facciamo una cosa un po' diversa dal solito, non diamo l'MVP a un giocatore, ma lo diamo a un reparto intero, la difesa dei Simen Milano che ha tenuto a zero un attacco come quello dei Giants. Per questa prima diretta è tutto, ci vediamo fra 15 giorni, sempre su Simen TV. Ciao! Ciao! Ciao, ciao.